Buonasera e benvenuti. Siamo arrivati con questo incontro a concludere il nostro ciclo sulla forma dialogo in Platone. Gli incontri sono stati molto proficui, differenti gli uni dagli altri, quindi abbiamo affrontato il tema da punti di vista diversi e questa molteplicità di prospettive viene arricchita stasera con l'intervento del professor Gennaro Carillo che ci parlerà della forma dialogo a partire da una comparazione con il teatro attico, in particolare con la commedia, avanzando delle ipotesi riguardanti la possibilità che Platone abbia assunto delle movenze rappresentative e argomentative dalla commedia in generale, in particolare, se non vado errata, da Aristofane. Il professor Gennaro Carillo, lo conoscete tutti, ma in ogni caso ricordiamolo, è professore ordinario, insegna storia del pensiero politico e storia della filosofia all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e anche sempre a Napoli alla Università Federico II. Questa caratterizzazione è molto riduttiva rispetto agli interessi di Gennaro Carillo che vanno molto oltre la storia della filosofia e la storia del pensiero politico, investendo fortemente la letteratura, la storia del teatro, il cinema, sui quali il professor Carillo si è, ambiti ai quali si è rivolto con un occhio naturalmente molto filosofico e attingendo molto anche alla tradizione antica, quindi alla tradizione del pensiero classico, per creare dei percorsi di indagine non solo interdisciplinari, ma anche capaci di attraversare epoche e culture diverse. Ciò fa sì che i contributi scientifici del professor Carillo si rivelino particolarmente non solo brillanti, ma anche di grande interesse e di grande capaci di grande stimolo intellettuale. Questa sera, questo pomeriggio, appunto, affronteremo il problema della possibile comparazione tra le strategie argomentative dei dialoghi platonici e quello che Platone poteva osservare in questo fenomeno culturale recente e profondamente innovativo che era appunto il teatro attico nella forma, duplice della tragedia e della commedia, forme che, come sappiamo, sono fra loro in realtà strettamente congiunte. Sarebbe errato, diciamo così, considerare in maniera separata. Tra l'altro abbiamo qui anche la professoressa Lidia Palumbo, che si è molto occupata di questo problema, quindi ci aspettiamo contributi importanti anche da lei. Abbiamo anche un giovane ricercatore dell'istituto, Lorenzo Giovannetti, che si occupa, sta portando avanti una ricerca che ha molto a che fare con queste questioni. E in che senso è importante, lo dico in due parole, poi cedo ovviamente la parola al professore, in che senso è fondamentale porsi questa domanda? Prima di tutto per un motivo di ordine, se volete, storiografico.
Nella Atene del V e del IV secolo, le divisioni disciplinari alle quali noi siamo abituati non erano ancora vigenti. L'Atene periclea e post-periclea, l'Atene della crisi, dello splendore e della crisi che si introduce con la guerra del Peloponneso, è una agorà, in senso lato, nella quale si intrecciano una molteplicità straordinaria di saperi e di pratiche intellettuali, che appunto mettono insieme le esperienze teatrali, le nuove tendenze in ambito artistico, pittorico, che riguarda anche la scultura, mettono insieme le indagini di tipo naturalistico, lo sviluppo della medicina ippocratica, appunto il teatro e la filosofia, che come tale si configura proprio in quegli anni. Quindi quando si affrontano questi testi e quando si affrontano questi autori, bisogna immaginarsi bisogna immaginarseli in questa stanza, dialoganti e polemizzanti gli uni nei confronti degli altri e diciamo così, protagonisti di una lotta per conquistare la supremazia in campo culturale e pedagogico-educativo. Questo è un elemento fondamentale per comprendere la forma dialogo in Platone. Perché questa forma è scelta non solo per motivi intrinseci, perché è considerata forse la più adatta a condurre protreticamente all'accesso alla filosofia, ma anche perché è una risposta alla egemonia dei poeti, alla egemonia dei poeti, diciamo, dall'epica fino appunto alla tragedia, perché è una risposta al sapere dei sofisti, perché è un modo di appropriarsi di certi stilemi per piegarli ad un uso filosofico, alla ricerca della verità. E quindi questo contesto va tenuto assolutamente presente, dopodiché bisogna andare analiticamente a vedere i testi. E questo è quello che ci proporrà appunto il professor Carillo. Noi preliminarmente possiamo dire che nessuno può leggere i dialoghi platonici senza essere colpito dalla loro teatralità. E dico una cosa sola, non soltanto per quanto riguarda la forma appunto dialogica, ma per un elemento fondamentale che è stato naturalmente messo in rilievo dagli studiosi, cioè il fatto che i personaggi dei dialoghi e in particolare gli avversari rispetto ai quali Platone, magari nelle vesti di Socrate, sviluppa il suo punto di vista, non sono delle macchiette, ma sono sviluppati non solo a tutto tondo, ma portando alle estreme conseguenze ciò che è implicito dal punto di vista del filosofo, dal punto di vista di Platone, nelle loro dottrine. Quindi, come dire, occupano la scena in maniera totale, così come può avvenire appunto in un palcoscenico teatrale, e quindi non sono mai meri pretesti. E questo processo è spinto al punto tale che qualche volta noi cadiamo nella fallacia della trasparenza, cioè di pensare che quei personaggi siano personaggi storici, oppure di pensare che quello che Platone fa dire a Socrate sia ciò che effettivamente Platone pensa, senza capire che stiamo appunto di fronte a un meccanismo che ha molto a che fare anche col teatro, in cui, come dire, la verità
è l'intero hegelianamente. Certo. Detto questo, penso che possiamo dare la parola al professore e eventualmente interloquendo, certo, insomma, interloquendo tutti tutti quanti, ecco, nell'esposizione. Bene, grazie a Fiorinda Livigni per l'invito e l'ospitalità e la benevolenza di questa presentazione, grazie a Lidia Palumbo che ci gratifica della sua presenza competente, grazie a tutti voi per, in anticipo per la pazienza e ovviamente vi invito a entrare in argomento in discussione ogni qualvolta voi lo riterrete opportuno. Fiorinda ha impostato molto correttamente tutti i termini della questione, senza dimenticarne uno, nessuno. Questo è molto importante perché facilita molto il mio compito, è molto utile. Comincerei proprio con una notazione, con diverse notazioni generalissime, che do proprio per in ordine con molta velocità. Il rapporto tra Platone e il teatro, in fondo, tra il dialogo di Platone e il teatro, è un rapporto che mostra, in un certo senso, è una delle due grandi contraddizioni interne a Platone, uno dei grandi paradossi di Platone. Questa è proprio una banalità scolastica. Noi abbiamo il Platone critico della scrittura nella parte finale del Fedro, che sostiene una critica profonda della scrittura, relegando la sua funzione a quella di mero promemoria, ma fa questa critica del supporto scritto, del medium scritto e dell'oggetto libro, potremmo dire, per iscritto. Quindi è uno scrittore filosofico il quale, come dice Veggetti in pagine molto chiare, nei suoi dialoghi mima l'oralità, ma mima comunque l'oralità per iscritto, e quindi fa una critica della scrittura per iscritto. Seconda notazione, ancora più banale della prima, sapete bene che nel disegno della Callipolis, che è un paradigma, diventerà poi è un modello esemplare, un'idealità formale per cui si dovrebbero approssimare le costituzioni politiche storiche, auspicabilmente, nella Callipolis non troveranno posto i poeti, non dovrebbero trovare posto i poeti tragici. Quindi c'è una, seppure con altre motivazioni, c'è una critica profonda di Platone nei confronti del medium egemone nel suo tempo, che, come ha detto Fiorinda Livigni, è, potremmo dire, più che la teatralità, la performatività. E quindi arriviamo alla terza notazione banalissima. C'è una sorta di... il teatro, la teatralità, la dimensione performativa, vale a dire la locuzione pubblica della parola, l'effusione pubblica del logos, la diffusione pubblica del logos, è, per così dire, la cifra di molti discorsi, non soltanto del teatro. È evidente che noi ci aspettiamo una teatralità del teatro. Ma non ci aspetteremmo, per esempio, una teatralità della storiografia. E invece lo stacco rappresentato da Tucidide rispetto a Erodoto è proprio lo stacco di una nuova storiografia destinata alla lettura, una storiografia appunto scritta, rispetto all'antica storiografia, quella erodotea, che non era destinata in primo luogo alla lettura, ma era fondamentalmente fruita in grandi adunanze, incontri pubblici, che si chiamavano agonismata, cui partecipavano diverse centinaia di cittadini e non. Ora, tutto questo mi fa dire una cosa, so di parlare a un pubblico competentissimo, mi fa concludere che la destinazione pubblica e performativa, orale, condiziona la scrittura stessa della storia. E basta prendere due pagine soltanto di Erodoto e Tucidide e metterle a confronto e si comprende che
l'organo di senso cui i due storiografi si rivolgono, il diverso organo di senso, si riverbera proprio sulla qualità, sulla tipicità della scrittura. Una cosa è scrivere perché la parola sia detta e sia accompagnata con una actio, anche con un dran, cioè con un facere, con un agire, potremmo dire, del corpo. Un'altra cosa invece è la parola destinata esclusivamente a essere scritta e ad essere letta e magari ruminata a bassa voce. E qui ci sarebbe tutta un'altra questione di storia della fruizione, di storia della lettura e di storia dei media, nella cui vicenda Platone ha giocato un ruolo a tal punto importante che uno dei libri che vi segnalo più significanti e discutibili sull'argomento è un libro di un grecista importante, grande traduttore di Omero e non solo, Giovanni Cerri, che si chiama Platone, sociologo della comunicazione, che è un titolo volutamente anacronistico, perché non esisteva la sociologia, sicuramente, ma esisteva sicuramente la comunicazione. Ebbene, Platone in tutti i dialoghi denota una profonda conoscenza delle diverse modalità comunicative. E per usare un'espressione di Weyrich, che era un linguista e filologo, si occupa di linguistica storica, non so nemmeno se è ancora vivo, ma questo insomma questo già ci porta nella comicità del dialogo, questo già è un argomento comico, il non sapere se qualcuno di cui si parla è vivo, è ancora vivo, sarà molto vecchio, qualche anno fa era vivo perché venne a Roma da Corrado Bologna a fare una cosa molto bella, peraltro. E Weyrich in altri contesti ci dà un'indicazione molto utile al nostro tema, al discorso sulla forma del dialogo, cioè, usando categorie di Weyrich, Platone, e sto traducendo in altri termini quello che ha testé detto Fiorinda Livigni, Platone cola proprio, versa, riversa in uno stampo, in un typos, in uno stampo, in una matrice, in un format, potremmo dire, di tipo dialogico teatrale, dei contenuti che sono filosofici. E lo fa, qui ha detto una cosa essenziale Fiorinda, proprio ha dato un contributo, cioè mi ha praticamente dimezzato la scaletta, insomma, e quindi le sono da un lato grato, dall'altro meno grato, insomma, scherzo. Platone si rende perfettamente conto che c'è un solo modo per competere con il teatro, competere con la rivendicazione paideutica del teatro, cioè con la rivendicazione che il teatro tragico e comico avanza di pedagogia politica, di paideia politica, ed è quella di accettare la sfida formale del teatro, cioè di accettare il format teatrale modificandolo profondamente, ma accettandone alcuni stilemi, diceva Fiorinda, direi io, ripetendone alcuni schemi, e tuttavia modificando radicalmente l'oggetto. Ora, questa straordinaria operazione che fa Platone, forse viziata da un paradosso, l'essere un critico del teatro della Repubblica e poi usare una forma che si approssima a quella del teatro, ma non coincide con quella del teatro. Perché il dialogo filosofico, il dialogo platonico non è sovrapponibile al teatro. Questo mi sembra un elemento importante di chiarezza. Cioè, il teatro filosofico di Platone è il teatro filosofico di Platone, cioè non è né l'arcaia né la tragedia del canone classico. È qualcosa di nuovo, di ulteriore, che mutua, che è tributario sia dell'arcaia, cioè della commedia attica antica, sia in parte della commedia media e della commedia nuova, ma molto in parte, sia del tragico, ma non è sovrapponibile. Platone non ripete pedissequamente questi modelli, li usa, vi si approssima, ma il dialogo
è un tertium genus rispetto a questi due modelli di impressionante potenza, proprio in termini di comunicazione di massa, perché se prestassimo fede alla testimonianza sicuramente iperbolica ma indicativa di Platone nel Simposio, noi dovremmo concludere che a teatro, nel teatro di Dioniso ad Atene, agli agoni teatrali, ai festival teatrali assistevano 30.000 persone. Considerate che nei giorni di fortuna, proprio all'Ecclesia, sulla Pnice andavano tra i 5.000 e i 7.000 ateniesi, pensate al demo teatrale, ai numeri del demo teatrale, cioè del popolo del teatro, dell'audience, del pubblico del teatro rispetto al popolo di Atene. Pensate a che scarto che c'è tra questi due momenti. Allora, fatte queste piccolissime premesse, io vorrei mostrarvi, mostrare il rapporto tra, non il rapporto in generale, perché mostrare degli esempi, cioè lavorare per campionature, e mostrare dei piccoli esempi del rapporto tra il dialogo e il teatro, in termini, in primo luogo, formali, che sono forse quelli che, a partire dal titolo del ciclo, ci interessano di più, quindi mostrare quanto Platone sia tributario e di quanto Platone si discosti rispetto al modello, e poi degli elementi di contenuto, cioè mostrare come in fondo Platone riscriva un certo teatro, penso ad Aristofane, cioè un certo teatro comico, Aristofane e i rivali di Aristofane, addirittura inserendo dei veri e propri plagi o calchi testuali nei dialoghi. Questo è molto interessante. Quindi Platone che prende a modello il teatro comico, siamo brutali, il teatro comico, quindi circoscriviamo il campo, dal punto di vista delle modalità, dell'andamento, dello schema, del format, e Platone che più che prenderlo a modello poi lo cita, quindi inserisce citazione. Quindi entriamo in quel discorso che i filologi che amano parlare difficile chiamano della intertestualità, il grande tema della intertestualità, cioè del rapporto tra testi nel mondo antico. Tema molto complesso perché Platone raramente cita la fonte. Un po' come i nostri laureandi che non sempre citano le fonti e spesso metabolizzano i testi attinti altrove facendoli propri. Ecco, il genio classico non ha nulla a che vedere col genio romantico, noi dobbiamo entrare in quest'ottica. Cioè l'idea romantica del genio creativo, l'idea romantica della poiesis, presuppone che il genio, suppone che il genio crei ex novo ed ex nihilo, che la creatività dell'artista presupponga implichi necessariamente una tabula rasa sulla quale l'artista crea. Totalmente inapplicabile per l'antico. Cioè Platone lavora su una molteplicità di fonti, non tutte greche, come sapete, Teut e Tamus a conclusione del Fedro, per esempio. Il medium in molti casi è Erodoto, che è una sorta di crossover tra altri mondi e l'universo significante, l'universo linguistico greco, lavora su una molteplicità di fonti, quindi su una tastiera infinita, ma rarissimamente Platone cita. E quando cita, per esempio, cioè quando introduce nel testo, penso a Repubblica 2, degli elementi di citazione, parla esplicitamente del mito di Gige, dell'anello di Gige, voi andate a vedere nell'originale, nell'architesto erodoteo, e l'anello non c'è nell'architesto erodoteo, c'è Gige, c'è Candaule, c'è la regina, ma c'è un racconto erotico, un miuzos di tipo erotico, che viene completamente meno nella riscrittura che risemantizza in chiave etico-politica il mito erotico di Erodoto. Quindi Platone, quando cita, sfigura. E questo ci crea enormi problemi. Platone cita apertamente Antifonte, il Perialetheias, il frammento primo Perialetheias, il frammento 1 Perialetheias sulla verità di Antifonte, sempre nel secondo libro. Antifonte è per molti versi l'autore nascosto dietro le parole di Glaucone, quindi la prospettiva doxastica di Glaucone nel libro secondo della Repubblica è la voce di Antifonte, quindi è una controfigura di Antifonte Glaucone nel libro secondo, di quell'Antifonte, ma Antifonte non viene citato.
c'è l'evocazione di qualcuno che noi non conosciamo, ma Antifonte non viene citato. Quindi è estremamente difficile lavorare su Platone per noi. Ora, è evidente che il contesto nel quale Platone scrive, per il quale Platone scrive, un po' come il contesto del teatro di Aristofane, aveva problemi nettamente minori dei nostri a decodificare le allusioni di Aristofane. Perché è evidente che se la prospettiva scandalosa, molto provocatoria di Antifonte, immoralistica, per usare l'espressione di Bernard Williams, di Antifonte, è evidente che a quel tempo, data drammatica, V secolo avanti Cristo, data di composizione, primo trentennio del IV, era di dominio pubblico, quindi è evidente che l'allusione era scoperta, Platone non aveva bisogno di citare. E quindi, ma questo introdurrebbe in un altro, cioè potremmo anche parlarne eventualmente, ma non è questo quello di cui vorrei parlarvi. Allora, cominciamo dagli aspetti formali. Ci sono molti classicisti fra di voi, però non posso fare a meno di dare proprio delle notazioni molto scolastiche su alcune caratteristiche fondamentali dell'Arcaia, della commedia attica antica, di cui Aristofane poi è espressione egemone per noi, perché abbiamo perso le moltissime commedie dei suoi rivali, che ci sono giunte soltanto a un livello frammentario. Allora, comincerei proprio da un aspetto proprio molto molto proprio da un aspetto semplicissimo della commedia attica antica. I suoi elementi costitutivi, cioè come è costruita di solito una commedia. La commedia ha sempre, attica antica, un nemico, un ectros, un nemico comico, che viene chiamato anche commodumenos, che è un participio passivo, cioè un oggetto di commedia. Abbiamo un personaggio fatto oggetto di commedia. Alan Sommerstein ha pubblicato qualche anno fa un bel articolo che si chiama How to Avoid to Be a Commodumenos, come evitare di essere un commodumenos, perché ha passato in rassegna le commedie del canone del corpus dell'Arcaia e ha visto che i commodumenoi sono tendenzialmente, quasi sistematicamente, i personaggi più in vista dell'Atene del proprio tempo. Quindi, per evitare di essere un commodumenos è sufficiente condurre una vita da afanes, una vita della oscurità, cercare di non mettersi troppo in mostra, troppo in luce. Un personaggio che è una pop star del momento, come Gorgia, sarà commodumenos. Gorgia sarà preso in giro sulla scena comica. Pericle sarà preso in giro sulla scena comica. Agatone sarà preso in giro sulla scena comica. Euripide, che rappresenta i novissimi, rappresenta proprio agli occhi soprattutto di Aristofane, ma non solo, anche dei suoi rivali, il livello più sperimentale e grevemente effettistico della tragedia, Aristofane diventa un commodumenos. I sofisti diventano commodumenoi, e in quanto sofistes, questo segnatevelo, sofistes, Socrate diventa uno strano ectros comico, uno strano nemico comico nelle nuvole di Aristofane. Quindi, nelle nuvole di Aristofane, so di dire cose molto banali, Socrate viene accreditato dal poeta comico non come il filosofo, non come quello che sarà il martire della parresia filosofica, bensì come un sofistes. E tutto depone nelle nuvole, come vedremo molto brevemente, per questa interpretazione, per questa identificazione di Socrate con un sofistes, ad eccezione però di un aspetto, per quanto malevolo, ma non troppo, non esageriamo le accuse di Platone che arrivano fino a Hegel, non esageriamo Voltaire, Voltaire, che è il padre della libertà di pensiero moderna, secondo qualcuno, non è vero, ma insomma era sicuramente
è uno dei campioni della tolleranza, arriva a scrivere nel suo dictionnaire: ma che razza di polis era Atene se consentiva impunemente a un personaggio come Aristofane di offendere Socrate? Cioè, Voltaire, che è stato sventolato dopo la tragedia di Charlie Hebdo, come vi ricordate, era il padre della libertà di satira, della libertà di critica, anche la più radicale, la più politicamente scorretta, Voltaire dice: toccate tutti i santi, San Gennaro, chi volete, ma lasciate stare Socrate, cioè il santo filosofico non dovete toccarlo. Quindi molto interessante questo aspetto. Il Socrate di Aristofane è un sofista tra i sofisti, con una sola eccezione rispetto ai luoghi comuni attorno ai sofisti: non si fa pagare, non chiede il mistos in cambio della sua prestazione, non chiede il mistos a Strepsiade, l'eroe comico, in cambio della sua prestazione di insegnamento. Strepsiade gli fa un regalo, ma Socrate non tocca soldi, non vuole soldi. Interessante questo. Quindi questo è un elemento, cioè nel ritratto in apparenza più malevolo che sia stato fatto di Socrate dalla pubblicistica a lui contemporanea, Le Nuvole, malevolo fino a un certo punto, Socrate non accetta retribuzione. Il che ci fa capire che se in un ritratto così malevolo Socrate non accetta retribuzione, è molto probabile che sia fededegno il ritratto, sia fededegna, plausibile, la santificazione parziale operatane da Platone e dai socratici minori. Perché se il più cattivo è per rendere il Socrate scenico, il Socrate drammatico, il più somigliante possibile al Socrate vivente, al Socrate storico, evita di fargli percepire un mistos, un obolo, vuol dire che probabilmente Socrate somiglia molto effettivamente a quello che ci è stato raccontato e santificato. Allora, la struttura dell'arcaia funziona in questo modo. Ogni commedia attica ha dunque un comodumenos, un ectros, un nemico, che di solito è uno forte, uno molto forte, più forte, al quale si contrappone quello che da Cedric Whitman in poi abbiamo imparato a chiamare il comic hero, l'eroe comico. E l'eroe comico di solito è un cittadino di scarsissime attitudini intellettuali, può essere un cittadino inurbato a forza ad Atene dalla politica periclea, quindi può venire dalla campagna, e si caratterizza dunque per una sorta di abbassamento dell'intensità anche linguistica della commedia. Quindi abbiamo da un lato il comodumenos, l'ectros, il nemico, che è una sorta di potere, di potenza, che deve essere erosa alle fondamenta. Chi la erode alle fondamenta, facendo leva sui difetti, sui vizi intrinseci alla potenza, l'eroe comico. Questa struttura ricorre in quasi tutte le commedie di Aristofane. Dove Aristofane, proprio nelle Nuvole, complica questa polarità così chiara, amico-nemico, perché costruisce un ritratto di Socrate molto più chiaroscurale di quello che ci si potrebbe aspettare, il pubblico non capirà. Proprio perché Aristofane, sperimentando, si allontana da questo schema. Quindi quando Aristofane rinuncia o deroga a questo modello così chiaro, nemico-amico, o come dice Guido Paduano, portatore della stessa ideologia del poeta comico, dove Aristofane si allontana il pubblico non capisce, perché il pubblico è abituato sulla scena a vedere l'amico per il quale prendere parte e il nemico della cui demolizione, della cui fine comica, della cui messa al bando comica godere, specie se
Pensate ai cavalieri, 424 a.C., mi raccomando il plurale, cavalieri e non cavaliere, perché sarebbe più divertente, si chiamasse il cavaliere, ma si chiama cavalieri. Nel 424 le cose insomma vanno un po'... scusa, che stavo dicendo su questo fatto, perché ho perso la... Stavi parlando della struttura amico-nemico, che quando se ne allontana il pubblico non... Sì, nel caso dei cavalieri, scusami, mi era saltato... Si fanno troppe cose. Nel caso di Cavaliere, addirittura il finale coincide proprio con la messa al bando, proprio con la esclusione fisica dalla comunità del primo cittadino che nel caso di Cavalieri sedeva in prima fila, cioè aveva il privilegio della proedria. Questo è un elemento impressionante di Aristofane. Cioè nei Cavalieri noi abbiamo la più violenta commedia politica della storia dell'Occidente, il cui bersaglio comico è Cleone, primo ministro in carica, potremmo dire, demagogos, capopopolo, capofazione del Partito Democratico, e lui era talmente potente da aver avuto il privilegio della proedria, cioè lui godeva del privilegio della proedria, cioè in una città democratica, per dirla con Orwell, lui era, in cui tutti i cittadini sono uguali, isonomia, isegoria, lui era più uguale degli altri, e quindi aveva il suo nome inciso nel teatro di Dioniso sulla pietra, in prima fila. Lui che aveva imposto il bando ad Aristofane, cioè lui che aveva fatto processare Aristofane e aveva in un certo senso censurato Aristofane per diversi mesi, quando il bando viene revocato e Aristofane torna in scena e metterà in scena commedie sempre più ferocemente anticleoniane, sfidando apertamente il potere costituito. Quindi questo è un elemento, diciamo, inquietante e interessantissimo, perché il comico è impressionante, perché il comico, se ci pensate, Aristofane fa uno strano effetto, perché da un lato il comico è, vedete, qui ci esalta perché ci fa pensare agli editti bulgari, ci fa pensare a Luttazzi, ci fa pensare, insomma, a casi recenti di censura, a Dario Fo, a Paolo Poli, che è stato censurato per decenni dalla televisione, salvo poi esserne santificato in articolo mortis. Allora, qui capiamo che il comico è una forma di parresia, è una forma di franchezza di parola, è liberatorio il comico, è liberatorio anche perché, per dirla col Michel Foucault del Le Courage de la Vérité, l'ultimo corso di Foucault Morente, il comico dice la verità in faccia al potere, accettando l'eventualità concreta della propria morte violenta. Benissimo. Dall'altro però Aristofane usava il comico per massacrare tutti i trasgressori del senso comune, cioè chiunque si allontanasse dal senso comune, chiunque fosse remoto dal senso comune, pensate a Socrate stesso, poteva essere massacrato. Pensate a Clistene, che era una drag queen famosissima del tempo, non era il Clistene fondatore della democrazia, viene preso in giro sulla scena comica. Quindi il comico gioca sempre, c'è una violenza simbolica impressionante nel comico, se ci pensate. Quindi lo stesso strumento, il riso, costruito ad arte, sollecitato ad arte, può essere, ci si può valere del medesimo strumento sia come portatore di libertà, come esercizio di libertà e manifestazione di coraggio civico, politico, sia come strumento di repressione, strumento di stigmatizzazione, di esclusione, di messa al bando sociale. Il comico è sempre un'arma a doppio taglio, se ci pensate. Quindi non a caso noi abbiamo nella tradizione del comico, se ci pensate, di ogni epoca, pochissimi comici rivoluzionari e molti comici reazionari, e c'è una sorta di reazionarietà intrinseca al comico stesso. Taccio per motivi weberiani esempi recenti, ma c'è un retroscena reazionario nel comico, e quando non è reazionario è facilmente populista, cioè chiede un consenso, capta con strumenti ricattatoriamente facili il consenso delle moltitudini. Questa è una caratteristica che rende ambiguo il comico. Ecco, Aristofane, ecco, gioca sempre su questi due piani. È il fustigatore di Cleone e c'è simpatico, ma lo stesso fustigatore di Cleone è il fustigatore di Socrate.
Ed è quello che fa finire le nuvole con l'incendio del frontisterion, cioè con l'incendio del pensatoio degli spiriti sapienti nel quale Socrate formava i giovani. Non è un caso che Platone nell'Apologia di Socrate faccia sì che Socrate si difenda dall'accusa comica. Perché ragazzi, perdonatemi, far finire una commedia con l'eroe comico che con un gesto di frustrazione incendia la scuola di Socrate, la casa scuola di Socrate, è altro che violenza simbolica, è una sorta di programma. Certo, c'è la trasfigurazione comica, c'è la deformazione grottesca della realtà. Il comico non è mai un riflesso, ma è un sintomo della realtà. Questo è il grande francesista Francesco Orlando. La letteratura non è un riflesso, però è un sintomo. Lui parlava di Tomasi di Lampedusa, ma vale anche per questi aspetti. È un sintomo. Cioè, far bruciare il frontisterion di Socrate è un sintomo di una intolleranza del senso comune nei confronti dei trasgressori del senso comune. Socrate in testa. Luciano Canfora intitolò un libretto molto gustoso di Sellerio sulla vita quotidiana dei filosofi greci un mestiere pericoloso. Ti possono bruciare la casa, ti possono processare per impietà, per asebeia, per ateismo. Pensate ad Anassagora, ma insomma, sono cose che sapete benissimo. Quindi questo mi sembra un aspetto importante. Allora, perdonate le defaillance della mia memoria, ma insomma, io stamattina ho fatto una lezione su Aristofane a detenuti di alta sicurezza del carcere di Secondigliano, quindi questo, c'era anche un consigliere regionale tra i detenuti, questo la dice lunga sulle cose di cui stiamo parlando. Okay, quindi devo attivare delle strane connessioni, sono un po' stanco, ma insomma, questo è interessante, cioè come funziona la commedia. Un nemico e un eroe comico che, cercando il consenso del pubblico e del coro, erode alle fondamenta la potenza da abbattere. Allora, già questo basterebbe, poi vi dirò delle altre cose, ad attivare un'analogia, perdonatemi, con le movenze drammaturgiche di Socrate nei dialoghi. Specie nei dialoghi in cui il suo interlocutore, di solito anche, che può essere anche interlocutore eponimo, pensate ad Alcibiade, o a Gorgia, specie nei dialoghi in cui abbiamo un ectros, un interlocutore, un avversario dialettico, che parte da una posizione, cioè che rivendica una pretesa di verità. Cioè, quando Socrate si trova di fronte a un interlocutore che rivendica una pretesa di verità, cioè di potenza, di dynamis all'interno del discorso, Socrate che cosa fa? Questa è la domanda. Comincia, attraverso la struttura dell'elenkos, attraverso una struttura di domanda e risposta, di botta e risposta, comincia a erodere quella convinzione. Giocando al gatto col topo, Socrate comincia a erodere quella convinzione, spesso facendo delle concessioni retoriche al suo interlocutore. Per esempio, facendo professione, troppo sospetta per essere credibile, facendo professione di ignoranza, incomprensione, rozzezza. Quante volte Socrate dice: io non sono capace di competere con il calon, con il bello del tuo discorso. E io sono un povero disgraziato, io tutt'al più riesco a condurre un discorso alle ses, vero. Questa è una ironica professione di inferiorità gerarchica nella discussione. Che sapete perfettamente, non devo dirlo a voi che siete maestri di queste cose, e non devo dirlo qua dentro. Io non so tenere un discorso bello come quello di Agatone, che è un discorso infarcito di stilemi sofistici, peraltro, sto parlando del simposio, non so competere con Agatone nella bellezza del discorso. Io sono un povero Cristo che parla terra a terra, amico dei ciabattini, e questo faceva molto arrabbiare Callicle, dei carpentieri, dei falegnami. Io parlo con la gente comune, parlo adottando il sermo humilis,
Quindi non posso competere col Calonne, io non so creare un discorso cosmeticamente bello come quello di Agatone, che è un poeta tragico che ha appena vinto gli Agoni. Da me, tutto al più, vi potete aspettare un discorso vero. È evidente che questa professione di umiltà dissimula la rivendicazione orgogliosissima del primato del filosofico sul teatrale, del filosofico sul poetico, cioè della filosofia come unico ambito di ricerca e di perseguimento condiviso della Lezeia, dialettico della Lezeia, che non è attingibile, non è accessibile ricorrendo ad altri strumenti, in primo luogo quello teatrale, quello poetico. La poesia non attinge alla verità, la poesia non arriva alla verità, questo è il punto. Però Socrate ci arriva con uno strumento che è comico, che è teatrale, è tipicamente teatrale. Perché il sofista, le cui convinzioni devono essere abbattute, ai miei occhi è l'equivalente del nemico comico che sulla scena va abbattuto, anche fisicamente. Ma di questo vorrei poi parlare con Fiorinda e dialogare con tutti quanti voi. Poi interrompetemi in ogni momento. Secondo elemento di grande prossimità formale e debito formale di Platone nei confronti della commedia e non della tragedia è questo. È l'elemento anche linguistico. Perché la commedia attica antica rispetto alla media e alla nuova che non fanno ridere, mentre la commedia attica antica dopo tanta teoria ci sarà teoria, metteteci 100 virgolette, sarà bisogno di qualche esempio così ridiamo, perché sarebbe terribile fare una cosa sul comico senza ridere, o no, sarebbe da pomodori. La caratteristica fondamentale della commedia attica antica è la sboccatezza, è un linguaggio molto quotidiano, molto prosaico, un Gangsprache, ma portato proprio a livello estremo, con un compiacimento nei confronti dello sceno, cioè un senso dello sceno profondissimo, cioè tutto quello che è obscenum nella dimensione tragica, cioè Antigone cui scappa la pipì, voglio dire, che dice a Creonte un momento mi viene ad andare in bagno, tutto quello che è osceno, quindi la sessualità, la corposità, il fisiologico, quello che viene chiamato il biotico, la dimensione biotica dell'esistenza, la più triviale, tutto quello che è osceno letteralmente ed è censurato sulla scena tragica, per cui il corpo tragico è un corpo stilizzato, persino il corpo erotizzato di Fedra, pensate all'Ippolito di Euripide, è un corpo stilizzato, tutto quello che è stilizzato, cioè astratto, nel tragico, il comico lo, ed è dissimulato, il comico lo esplicita, lo mette in scena, il comico mette in scena il fuoriscena, e allora tutta quella corporalità, anche del linguaggio, anche della parola, non soltanto del gesto, dell'azione, del dramma, il comico ce la fa vedere. Il comico fa vedere lo sceno. Ora, non pensiate che Platone sia indifferente a tutto questo. Platone? Ah, ci sono delle. Poi faremo un esempio, quando entreremo poi nel contenuto più specifico. Platone prende in prestito delle tecniche comiche. Prende in prestito degli elementi linguistici della commedia attica antica e se ne serve per innalzare drammaturgicamente il tono del dialogo filosofico. Quindi una certa sboccatezza, una certa è tipica della commedia attica antica, così come è tipica della commedia attica antica la loidoria. Che cos'è la loidoria comica? In fondo la commedia è erede della cosiddetta iambiche idea del giambo e c'è una facilità, una inclinazione all'invettiva, ad personam della commedia. Quindi c'è una tendenza all'insulto, a
all'insulto. C'è una grande violenza verbale intrisa di accuse, insulti. E considerate l'accusa di corruzione politica rivolta a un politico presente in, io stavo per dire in sala, presente nel teatro di Dioniso. Cioè, quindi accuse anche pesantissime, violenti, accuse di spergiuro. Mettere in giro la maldicenza, pensate alle fake news di cui parliamo oggi, la maldicenza che la guerra del Peloponneso è scoppiata perché Aspasia è una meretrice, quindi la compagna, la donna di Pericle è una meretrice, una tenutaria di bordello, e quindi c'è stato il rapimento di 3 meretrici, per cui alla fine c'è la battuta, noi stiamo in guerra, facciamo una guerra che durerà 30 anni, 27 anni per colpa di 3 baldracche. Non è vera, è vera, non lo sappiamo fino in fondo. C'è sicuramente questo gusto dell'iperbole, tipicamente comica. Per cui si prende un... Come funziona la caricatura comica? Si prende il difetto, magari... Pensate a una donna bellissima, io posso metterla in caricatura come? Avrà un difetto una donna bellissima. Il naso di Cleopatra. Avrà un difetto una donna. Basta prendere il difetto della donna bellissima, esagerarlo, lasciarla somigliante per tutto il resto, ma enfatizzare un difetto. Esattamente la stessa cosa fa l'iperbole comica. Quindi il comico usa questa retorica dell'iperbole, retorica dell'enfasi, dell'esagerazione, per costruire un ritratto deformato di qualcosa che tuttavia intrattenga ancora una somiglianza con l'originale e che quindi possa essere riconosciuto dal pubblico, che possa partecipare a questa demolizione comica del nemico. Perché se io non riconosco l'oggetto messo in caricatura, l'oggetto deformato, l'effetto demolitorio e antiautoritario e antiautorevole dell'irrisione comica non sortisce, non si produce. Quindi tutto questo torna per molti versi nel dialogo platonico. Abbiamo diversi esempi che potremmo fare. Vorrei allora adesso scendere dalla dimensione della forma, del confronto tra le forme, che potrebbe continuare, dovrebbe continuare, però mi preme di più entrare, darvi proprio degli esempi molto concreti dei prestiti e dei riusi platonici dell'Arcaia e in particolare di Aristofane. L'eroe comico è anche bomolocos, è anche buffone. Il bomolocos è l'equivalente del fool shakespeariano, è il buffone, ma in quanto fool depositario di una verità nascosta e portavoce, portatore dell'ideologia del poeta comico. Allora, partiamo dalle nuvole di Aristofane, la commedia scritta contro Socrate, in apparenza contro Socrate sofista. Perché parto dalle nuvole? Perché nelle nuvole c'è una tecnica comica che poi ritroveremo nella Repubblica, nel primo libro della Repubblica, usata paradossalmente proprio da Socrate. Cioè, la mia tesi è che Socrate, nel primo libro della Repubblica, si comporti come il bomolocos si comportava contro Socrate nelle nuvole di Aristofane. Quindi Socrate fa il buffone. Ecco, così potremmo chiamare questo paragrafo. Socrate fa il buffone, Socrate fa il bomolocos. E non lo fa sulla scena comica, dove lo fa a volte, lo fa sulla scena del dialogo filosofico, cioè a casa di Cefalo, in quel dialogo tra gentleman, tutti tranne uno, Trasimaco, che si svolge a casa di quel ricco Meteco, padre di Lisia e Polemarco, che è Cefalo, al Pireo, in questa bellissima villa al Pireo, con cuscini bellissimi, uccelli meravigliosi, e chi più ne ha più ne metta. Partiamo dalle nuvole di Aristofane. Non so se conoscete il plot, ve lo riassumo molto semplicemente. Le nuvole di Aristofane sono una commedia basata su quella che i francesi chiamano la mésalliance matrimoniale. Che cos'è la mésalliance? È il matrimonio malassortito.
caso di scuola, moglie bellissima e giovane, marito bruttissimo e vecchio. Marito bellissimo e giovane, moglie bruttissima e vecchia. Marito poverissimo, moglie ricchissima. Marito tamarro, moglie particolarmente raffinata, proveniente dall'elite cittadine più elevate. È quello che accade nel caso delle Nuvole di Aristofane. Abbiamo un possidente, un proprietario terriero, che si chiama Strepsiade, da strefo, è un nome parlante. Strepsiade vuol dire colui che stravolge, che cosa? I processi. È un contadino, cresciuto nella frugalità tipica del mondo contadino, che è fortemente idealizzato da Aristofane, il quale ha sposato, per colpa di una mezzana che stramaledice, ha sposato una donna nobile, una donna appartenente alla, potremmo dire, al ceto equestre ateniese. I due si sposano, hanno un figlio, già sorge la prima discussione sul nome da dare al figlio, perché il padre Strepsiade vorrebbe chiamare il figlio Fidonide, col nome del nonno, in modo tale che abbia nel nome scritto, nel genoma culturale scritto come destino, il senso del danaro, il senso della misura, il senso del risparmio. Invece la moglie vuole che il figlio abbia come suffisso nel nome Ippide, cioè i cavalli, e per colpa di uno zio che si mette in mezzo, Megacle, uno zio materno, il bambino verrà chiamato, con una mediazione, un compromesso tipico anche delle parti nostre, siamo meridionali, Fidippide, e però sviluppa una passione compulsiva nei confronti delle corse di cavalli. E quindi si scommette pure l'anima alle corse di cavalli e dilapida il patrimonio familiare. E ad ogni fine del mese il povero Strepsiade si trova con i creditori all'uscio che rivendicano il pagamento dei crediti maturati a causa della passione smodata di Filippide. Ovviamente questa esposizione debitoria di Strepsiade diventa un'esposizione debitoria in tribunale, perché stanchi di non essere pagati, i creditori gli fanno causa, gli propongono dei decreti ingiuntivi e quindi alla fine arrivano tutti questi decreti, lui si trova oberato di debiti e quindi rischia di perdere quel poco che gli sta rimanendo. Questo è un po' l'antefatto. Che cosa succede? Succede che lui ha saputo che vicino casa sua, e si vede sulla scena, ci sta uno stambugio, una catapecchia, insomma, che è il frontisterion, cioè il pensatoio, frontisterion, phronesis, froneo, il pensatoio nel quale c'è un certo Socrate, il quale ho saputo che insegna dei discorsi che ti aiutano non solo a vincere le cause in cui hai ragione, le cause che dovresti vincere, ma ti aiutano a vincere anche le cause che dovresti perdere. Cioè lui ti insegna i due discorsi, il Kreiton Logos, che è il discorso Dikaion, il discorso giusto, più forte, ma ti insegna anche lo Kreiton Logos, che è il discorso più debole, ingiusto. Ora, questo vi anticipo la conclusione, denotando una notevolissima competenza, per cui avrebbe Aristofane superato l'esame con la professoressa Palumbo, competenza in materia di sofistica, a dispetto di quello che ci aspetteremmo noi e di quello che saremmo indotti a pensare, senso comune alla mano, quello che noi chiamiamo discorso più forte, perché è un discorso più giusto e vero, sarà un discorso soccombente nell'agone dei discorsi. Cioè il discorso più forte, messo a confronto col discorso più debole e ingiusto, perderà il confronto. Quindi, Aristofane sa benissimo
che quando noi prendiamo due logoi, due discorsi, uno più forte e uno più debole, e li portiamo nella arena dei discorsi, dove si svolge l'agon tra i logoi, il discorso sulla carta più forte, perché giusto e veridico, si dimostrerà ex post un discorso più debole dal punto di vista dell'efficacia pragmatica. Perché, e questo è un tema che Platone affronterà in molti dialoghi, ma con chiarezza insuperata nel Fedro, quando si tratta di discutere dinanzi a un oklos, dinanzi a un plezos, dinanzi a una folla, dinanzi a una maggioranza, dinanzi a una moltitudine riunita, non è in questione la letheia del discorso, bensì to pizanon, vale a dire l'elemento persuasivo. E il discorso più debole, perché falso e ingiusto, si rivelerà dal punto di vista dell'efficacia pragmatica più forte, cioè vincente, una volta portato nell'agone, sia esso un agone giudiziario, il dicasterio nel tribunale, sia esso un agone politico, l'assemblea nella quale si delibera. Lo so che è molto triste, cari amici, ma è così. È così. Antifonte, tanto per non far nomi, che fa un mestiere diverso da quello di Aristofane, cioè fa il retore, sofista, perché oramai i filologi ritengono che i due Antifonte siano uno solo, coincidano. Antifonte arriverà a dire, sempre il frammento nel Perialetheias della verità, arriverà a dire che la vittima, cioè che chi è veramente vittima di un reato, di un illecito o comunque di un danno civile, diremmo noi, da parte di un altro, di un offensore, perché abbia ragione la vittima nel processo, dovrà ingannare i giudici. Il sostantivo è apate, il verbo è apatao. Ingannare i giudici. Cioè la verità è talmente debole dal punto di vista pragmatico, dalla prospettiva di Aristofane, è talmente debole e dal punto di vista di Antifonte e dal punto di vista di Crizia, del Sisifo satiresco di Crizia, e potrei citare e dal punto di vista del dialogo tra Cleone e Diodoto in Tucidide, la verità, la letheia da sola è talmente debole dal punto di vista pragmatico, talmente inefficace, talmente ineffettiva, che per diventare efficace ha bisogno di essere corredata, supportata dall'inganno. Se non c'è inganno a sostegno della verità, se non si adottano tecniche di simulazione o dissimulazione, tecniche che in America si chiamano in tribunale di advocacy, da advocatus, advocacy, advocatus. Se non si adoperano tecniche di advocacy, la verità non arriva da nessuna parte. Questa è la grande consapevolezza sofistica di Aristofane. Bene, allora, il ha saputo questa cosa Strepsiade. Strepsiade cosa fa? Va a casa dal figlio e dice: io sono ignorante, tu, io ti ho fatto studiare, sei giovane, vai a studiare da Socrate, impara i due discorsi, vai in tribunale e difendici. Anche perché, a beneficio di tutti, in tribunale gli ateniesi non potevano mandare gli avvocati, in tribunale gli ateniesi dovevano difendersi in prima persona. E quindi i logografi, gli avvocati, Lisia è stato un grande logografo, scrivevano per te una parte processuale che tu dovevi o imparare a memoria, e quindi recitare nel tribunale, o leggere, ma non presenziavano gli avvocati. Il figlio è un giovin signore, perché proprio il termine usato da Aristofane si traduce con il pariniano giovin signore. Che fa un giovin signore la mattina? Dorme. E quindi dice al padre, dal padre vuole solo il caffè, il giornale, l'uovo sbattuto. Questo fa un giovin signore, dice: io da Socrate, da quel pezzente, facci tu. Il padre stramaledice il figlio e il cafone va da Socrate. E quindi si crea una seconda mésalliance, cioè il tale
tamarro, senza memoria, ignorantissimo, con una concezione soltanto concreta, terrena delle cose, della vita, che va da Socrate ed entra nel frontisterion. Quindi pensate agli effetti comici, cioè pensate all'effetto comico che nasce da cosa, deriva da cosa? Dalla asimmetria tra la situazione in cui adesso andremo, un tempio della filosofia, e il soggetto, l'eroe comico, che non ha mai fatto filosofia, che ha anche un sistema di valori e un orizzonte categoriale remotissimi da questa pratica anche linguistica nuova che è la filosofia, e che lui non sa essere la filosofia ma identifica con la sofistica, perché Socrate, ripeto, è un sofistes, anche se poi sofistes nel linguaggio di Aristofane non può essere tradotto con sofista, è proprio sofistes, è l'uomo pragmaticamente sapiente, sapiente di una sapienza spendibile nel contesto pragmatico. Allora, il cafone entra nel frontisterion, comincia a camminare, a un certo punto vede dei giovani discepoli di Socrate che sono piegati a 90 gradi e sono tutti assorti, compresi nello scrutare la terra, il terreno. E domanda al Virgilio che l'accompagna in questo inferno filosofico, domanda Strepsia, dice: ma scusa, ma che stanno facendo? Che diavolo stanno facendo questi qua? E quindi considerate che l'effetto comico nasce dalla polarità tra il lessico basso, terra-terra, del cafone, per questo è uno zappatore, uno che zappava, proprietario terriero e zappatore, e il lessico sussiegoso, alto, lirico, quindi il lirismo alto, di chi gli risponde in quanto discepolo di Socrate e rappresentante di Socrate in terra. Perché Socrate dove sta? Sta in cielo, come sapete, sta a mezza altezza su una cesta, sta a mezza altezza il sofistes. Quindi il vicario di Socrate risponde: stanno scrutando le cose di sotterra, le cose di sottoterra, intendendo una ricerca naturalistica, fisiologica, relativa alla physis, particolarmente profonda. Al che risponde il cafone, risponde l'eroe comico: ah, stanno cercando cipolle? Bene, se stanno cercando cipolle, venissero da me, non perdessero tempo. Io conosco un campo dove ne crescono tante belle grosse. Perché per il cafone la terra è il pezzo di terra fisicamente da zappare. Non c'è altra terra al di là della terra. Capite? Da questo nasce il primo effetto comico. Poi non pago l'assistente di Socrate mostra, vedete poi la terra che ruolo importante gioca per l'effetto comico, gli mostra a Strepsiade una mappa, gli srotola davanti una mappa di tutta la terra, dice: guarda, questa è una mappa di tutta la terra, cioè gli mostra una carta geografica, gli fa vedere una mappa, dice: guarda qui, questa è l'Attica, questa è Atene. E risponde l'eroe comico: è Atene. Guarda prima bene, dice: no, non è possibile, io non vedo giudici riuniti in seduta comune, perché gli ateniesi erano un popolo giustizialista, cioè la quintessenza della democrazia ateniese, pensate a quello che dice Aristotele nella Politica, è il meteche intes politeias, che si estrinseca come partecipando sia alle assemblee deliberative sia ai processi, facendosi sorteggiare come dicasti. Gli ateniesi cicaleggiano sui processi tutto l'anno, quindi mentre le cicale cantano sugli alberi soltanto d'estate, gli ateniesi cantano sopra i processi tutto l'anno. Questo dice Aristofane negli Uccelli. Allora, qui io non vedo i giudici, quindi non può essere l'Attica. Cioè, è una battuta che presuppone una raffinatezza, se ci pensate, teorica, straordinaria. Cioè, l'eroe comico è talmente rozzo, talmente cafone, da ignorare
La rappresentazione, cioè l'idea stessa di rappresentazione e di riduzione in scala, che sono il presupposto della rappresentazione cartografica. La rappresentazione cartografica è riduzione in scala. La rappresentazione cartografica è astrazione, è capace di astrazione un pensatore soltanto primitivo, cioè qualcosa di prossimo a un bestione vichiano? Assolutamente no, non è capace di astrazione, per lui non è l'attica perché non vede i giudici riuniti. Però poi cosa succede? Aristofane, per sortire un effetto comico sull'effetto comico, a un certo punto fa sì che immediatamente l'eroe comico Strepsiade accetti il codice della rappresentazione e si convinca che quella è l'attica. Una volta convintosi che quella è l'attica, poiché in quegli anni, come sapete, per 27 anni Atene sarà in guerra con Sparta, la guerra del Peloponneso, una guerra terrificante per Atene che Atene perderà, lui dice sì, allora va benissimo, allora facciamo, e questa è Sparta, allora facciamo così, Sparta spostiamola un po' più in qua, teniamola un po' più distante, quindi separiamo Atene e Sparta in modo tale che siamo al riparo dall'invasione, dalle invasioni di Archidamo, dall'invasione dei generali, degli strateghi spartani, lacedemoni. Cioè è incredibile. Allora, cosa ci fa ridere in questa? Qual è la, alla fine non è, è la, qual è la quintessenza del comico? Perché stiamo ridendo? Perché ci fa ridere la battutaccia sulle cipolle o la battuta sui giudici o quella sullo spostamento di Atene e Sparta? Perché siamo di fronte a una tecnica che il comico di ogni epoca usa, che è l'equivocatio, cioè la tecnica di equivocazione. Cioè lo scambio del... Allora, il parlante attribuisce al senso delle parole che pronuncia un valore semantico di tipo metaforico e il suo interlocutore, chi ascolta e vuole demolirlo, interpreta quelle parole in senso letterale. Il grande linguista americano vivente George Lakoff, studioso di metafore, ricorre a una metafora volgare ma molto efficace per spiegare, poi un esempio volgare, per esempio per spiegare la metonimia. L'esempio è alza le chiappe. Se voi dite a un vostro amico, forza, alza le chiappe, mica volete che lui si alzi e si metta a 90 gradi e resti fermo. Alza le chiappe significa andiamocene. A Napoli abbiamo una splendida espressione anatomicamente molto inquietante, buttate in mano, per dire sbrighiamoci, forza, buttammi in mano, ma non significa seghiamoci le mani dai polsi e buttiamole. No, buttate in mano significa forza. Accendere il computer non significa dar fuoco al computer, oh no. Accendere l'auto non significa dar fuoco alla macchina, bensì metterla in moto. Allora il comico sortisce proprio da questo tipo di effetti, quindi dal passaggio da un senso letterale o metaforico, viceversa, nelle intenzioni del parlante, a un senso letterale o metaforico in quelle dell'interlocutore. L'esempio più clamoroso che faccio sempre, l'ha già sentito Fiorinda, ma insomma, il repertorio è questo, poi alla fine tu agiti il repertorio è sempre lo stesso. L'esempio più clamoroso per far capire queste cose, far capire Aristofane, è I fratelli Marx al College di Norman Z. MacLeod, che è un film del 1931, se non ricordo male. Voi sapete che uno dei fratelli Marx è muto, Harpo, o sbaglio? Che è quello biondino, carinissimo biondino, questi ricciolo biondino, e c'è una scena in cui, una sequenza in cui i fratelli Marx devono entrare in una locanda al cui ingresso ti chiedono una keyword, una parola chiave, una parola d'ordine. La parola d'ordine è swordfish, pesce spada. Allora, Grucio entra, Cico entrano tutti e altri declinando la parola d'ordine. Il problema è per Harpo, perché Harpo è muto.
Allora, quando gli chiedono la parola d'ordine, che cosa fa Arpo? Apre il suo impermeabile come un maniaco sessuale, lo apre, e sotto il braccio che cosa ha? Un enorme pesce spada. Cioè, lui entra portandosi la parola d'ordine. Cioè, lui non ha la parola, non ha il logos, ma ridiamo, perché in lui si realizza il paradosso, la valigia di Eta Beta, vi ricordate quando eravate bambini? Non ho la parola per dire le cose, non ho onoma, non ho logoi, non ho l'onomastica, potremmo dire, non ho la rappresentazione, ma posseggo con me, porto insieme a me tutto il rappresentato, tutte le res. Cioè, è come se lui riportasse all'indietro il linguaggio. È come se lui reificasse ciò che il linguaggio verbalizza. Che cos'è il linguaggio se non la verbalizzazione, l'astrazione? Lui che fa, noi ridiamo e lui si porta, meno male che non era balena la parola d'ordine, o elefante. Lui si porta un grosso pesce spada di almeno 1,5 metri ed entra. E per questo ridiamo. Ma è un riso la cui tecnica risale ad Aristofane, che a detta dei competenti ha preso molto poi dalla commedia siciliana, dei Picarmo, su alcune, per esempio la rottura e l'illusione drammatica sarebbe addirittura di Epicarmo. Soltanto un secondo, dico questa cosa e poi poi facciamo una pausa, poi fai tu le considerazioni, che poi c'è nel primo libro della Repubblica di Platone. Voi sapete che quando è che comincia il primo libro e comincia la Repubblica? Non quando Socrate parla con Cefalo, né quando parla con Polemarco. Con Polemarco, in fondo, Socrate è un po' più critico, ma il discorso si mantiene sempre entro i confini di una urbanità, di una grande urbanità, di una grande civiltà della conversazione, direbbe Benedetta Craveri. Sono dei raffinati che parlano fra loro, sembra un circolo Pickwick. Quando è che comincia però il problema per Idica Iosiunes? Quando ci si inizia a misurare con quello che sarà il tema in apparenza solo dei primi 5 libri, ma in realtà tutto il tema della Politeia e non solo, quindi il tema della risposta alla domanda che cos'è la giustizia, quando entra in scena quel personaggio incredibile che è Trasimaco, il cui nome parlante significa violento combattente, e quindi già il nome di Trasimaco basta a farci capire, essendo un nome e nome, in una denominazione ominosa, che Trasimaco non è lì per cacciare farfalle col retino, ma irrompe, vi ricordate, nella discussione, dice Platone, hos perserion, che è come una bestia feroce. E attraverso una battuta allusiva di Socrate noi capiremo che questa bestia feroce è un lupo. Essendo il lupo, sapete bene, nell'enciclopedia classica e arcaica, ancora prima, la personificazione della tirannide, del tiranno. Il lupo è l'animale tirannico per eccellenza, più del gallo che è tirannico anch'esso. Allora, Trasimaco entra in scena, irrompe in scena con tutta una fisicità prorompente, tant'è che Socrate irrompe col corpo, prima ancora che col logos, irrompe da pezzo d'uomo, che fa quasi per sbranare Socrate, e viene quasi trattenuto a stento, quindi è un'immagine molto teatrale, molto forte proprio, che dimostra come il corpo nel dialogo sia essenziale. Il dialogo non è soltanto fatto di parole, ma anche di corpi che si muovono sulla scena. E allora sapete bene come va a finire, che a un certo punto dice Iona, comincia a interrogare Socrate, è un'interrogazione fatta molto male, dimmi tu che cos'è il giusto, però non dirmi che il giusto è il cresimon, lo felimon, il siumferon, cioè io ti proibisco di dare tutte queste risposte. Al che Socrate dice, come si fa a rispondere a uno che mi interdice tutte le risposte possibili, pur sapendo che tra quelle risposte c'è quella giusta? Al che, dopo tutta una serie di questioni teatrali e dialogiche che vi condono, voglio arrivare all'essenziale, sapete che Trasimaco dà la sua definizione del dikaion eknomu. Non dimenticate mai che il dikaion è eknomu, cioè il dikaion secondo legge. Io dico, vi ricordate che
Il dikaion non è altro che to tu kreitonos sium feron. To sium feron tu kreitonos. Tu kreitonos, genitivo attributivo di kreiton. To sium feron, il conveniente tu kreitonos, del più forte. Splendida definizione, che seduce tutti, ancora oggi. Fortunatissima definizione. Socrate come risponde? Misinterpretando, quindi equivocando, quindi risponde con una equivocatio comica. Risponde da bomolocos. Su questo io non temo smentite, perché è la risposta di un buffone. Fammi un po' capire, tu dici che l'utile del più forte è giusto. Vediamo un po' chi è il più forte. Polidamante. Chi è Polidamante? Il pancraziaste. È quello che ha appena vinto le Olimpiadi nelle gare di Pancrazio, che è un misto di pugilato e lotta libera. Cioè Socrate finge di equivocare interpretando Creiton come più forte in senso fisico, secondo la physis, non secondo l'arche e il nomos. Cioè non coglie, finge di non cogliere, che la questione è stata impostata, la definizione del giusto, secondo legge, da Trasimaco, non in termini fisicistici, non in termini di supremazia soverchiante tipo fisico, bensì in termini di toarkon. Che cos'è toarkon? È l'elemento dominante, il fattore dominante nella polis. Cioè il più forte è quell'elemento che di volta in volta diventa toarkon nella polis all'interno di un alveo lungo un orizzonte, quello politico, che è un orizzonte sempre conflittuale e contingente. Per cui di volta in volta il più forte sarà il demo in una democrazia e il più debole sarà l'oligarchia, gli oligarchi. In una oligarchia, lui la chiama aristocrazia, ma in una oligarchia gli oligarchi saranno toarkon, kreiton, più forte, e più deboli, kreitones, più forti, più deboli, hetones, saranno i democratici. In una tyrannis, il tyrannos, l'autocrate, sarà lui il più forte, kreiton, oligarchi e democratici, hetones, entrambi sottomessi in una condizione di duleia, di schiavitù, al più forte che detterà legge, cioè che perseguirà il proprio interesse di fazione, il proprio interesse di parte, mediante lo strumento delle leggi, dei nomoi, che sono dissacrati, degradati, come non era mai capitato nella cultura greca. Cioè le leggi che la tradizione soloniana, pensate a Solone appunto, riteneva l'elemento di mediazione, che presupponeva poi la terzietà del nomoteta, per cui il nomoteta legifera da una posizione di terzietà, da un meson equidistante dagli estremi, ecco, quelle leggi sono totalmente dissacrate. Le leggi non sono lo strumento arbitrale per comporre il conflitto tra le parti, tra gli estremi della comunità politica dei cittadini, ma le leggi diventano funzionali alla lotta di classe, diventano funzionali a una delle parti. Non sono più al di sopra delle parti, né i legislatori né i nomoi, ma i nomoi diventano le parti, le quali legiferano perseguendo il proprio esclusivo interesse di fazione a scapito della controparte, perché in politica c'è sempre una controparte. In politica, dice Trasimaco, non c'è mai il perseguimento di un oxynonestlon, di un koinon agazon, cioè di un bonum commune, di una communis utilitas. Non c'è mai qualcuno che una volta assunta una posizione di kratos, di supremazia politica, detti i nomoi a beneficio della comunità, ma soltanto a beneficio proprio, esclusivamente proprio. Questo è il teorema della forza, per citare il compianto, mai sufficientemente compianto Mario Vegetti, che dobbiamo a Trasimaco da un lato, a Platone da un lato, a Tucidide ancora prima, dall'altro. Allora, davanti a una prestazione così straordinaria, Socrate dice, è chiaro che io ho spiegato tutto, ma insomma, Socrate alla prima battuta, io dico il giusto non è altro che l'utile più forte, fa l'imbecille, il finto imbecille, fa il buffone e finge di interpretare tutto questo come se la politica non esistesse.
E dice, sì, ma allora fammi un po' capire, visto che il più forte fra di noi è Polidamante, e conviene, è utile a Polidamante mangiare carne di manzo, perché la carne di manzo ti fa anche risparmiare sulle sostanze dopanti, perché ti potenzia la muscolatura, la complessione fisica, visto che è utile al più forte Polidamante mangiare carne di manzo, vuol dire che anche noi, che è giusto che anche noi che siamo più deboli mangiamo carne di manzo. Cioè ha totalmente stravolto il senso del discorso di Trasimaco, che è un senso politicamente altissimo, tant'è che, come scrive Vegetti, innalza il tenore non solo drammatico ma filosofico del dialogo, comincia il dialogo filosofico con la provocazione di Trasimaco, cui Platone impiegherà 9 libri almeno della Repubblica per rispondere. Quindi è una provocazione talmente alta e radicale che richiede libri e libri perché si risponda, si corrisponda a questa radicalità. Quando Socrate dà questa risposta, come risponde Trasimaco, secondo voi? Cioè, come risponde Platone a Socrate? Risponde Platone con una risposta che è presa pari pari da una commedia attica antica. Bdelirossei, Socrate. Che significa? Fai schifo, Socrate. Sei schifoso. Bdelirossei, un termine tipico della invettiva comica. Nella sticomitia comica, nel botta e risposta, quello che io chiamo, per farlo capire ai miei studenti, lo strascino comico, lo strascino a Napoli quando due donne si prendono a capelli e si riempiono di male parole, nelle male parole che si dicono sulla scena comica, Bdelirossos, schifoso, è una delle accuse più ricorrenti. Fai schifo, Socrate, perché prendi gli argomenti dei tuoi interlocutori, li prendi, li manipoli, li sfiguri, e in quanto tali li rendi irriconoscibili rispetto all'originale. Cioè Trasimaco è come se stesse dicendo a Socrate: se vuoi corrispondermi, se vuoi dialogare con me, non devi adottare con me, che ho un livello di interlocuzione dialettica molto più alto rispetto agli altri tuoi interlocutori, puoi adottare i mezzucci da bomolocos, da buffone, che adotti con gli altri. Non te lo consento. Devi cambiare. E da quel momento, ragazzi, Socrate farà il serio, righerà dritto. Anche perché Trasimaco accompagna la risposta con la minaccia della violenza fisica. La violenza di Trasimaco non è una violenza simbolica. È una violenza fisica imminente che grava come un macigno sul primo libro della Repubblica. Tant'è che soltanto alla fine, correggetemi se sbaglio, Trasimaco sarà ammansito. Cioè, il Trasimaco mansueto, il Trasimaco che suda, il Trasimaco che arrossisce come una vergine, lo vedremo alla fine, ma è una bestia feroce da addomesticare. Perché sia addomesticato bisogna dismettere, abdicare ai modi da buffone, da commedia attica antica. Cioè Platone ha costruito in un contesto serio, ma non serioso, una scena classica da commedia attica antica. Mi fermo perché ho abusato parecchio della vostra clemenza. Allora diamo un attimo di fiato a Gennaro Carillo. Quest'ultima parte dell'esposizione è stata veramente entusiasmante. Entusiasmante perché leggere la risposta di Socrate a Trasimaco alla luce dell'equivocatio, propria della commedia, getta luce non soltanto su questo brano specifico, ma su tantissimi altri passaggi platonici. E io credo che la sua lettura sia senz'altro da accogliere. Naturalmente, come tutte le intuizioni importanti, apre a tutta una serie di riflessioni possibili ulteriori, compreso il fatto che Platone si assume la responsabilità di mettere in scena un Socrate vittima delle invettive dei comici, che saranno addirittura chiamati
come responsabili, certo, poi per la morte di Socrate, Platone si assume la responsabilità di attribuire a quel Socrate delle movenze, diciamo così, buffonesche, comiche, buffonesche, sì, e quindi in qualche modo di metterlo quasi in difficoltà di fronte ad un Trasimaco che è, come dire, il nemico teorico per eccellenza, se vogliamo, del discorso sulla giustizia. E quindi si assume in questo modo l'onere di costruire poi nel seguito del dialogo il riscatto di questa figuraccia che ha fatto Socrate, perché Socrate apparentemente controbatte Trasimaco, ma chiaramente è battuto. Ora, questo è un altro degli schemi che ritornano in tanti dialoghi, perché in questo momento mi veniva in mente, per esempio, anche il Teeteto, no? Quando all'inizio, contro il principio dell'uomo mensura, vengono avanzate delle obiezioni che sono assolutamente triviali. In quel caso invece è lo stesso Socrate che dice: vabbè, ma io lo so che queste cose non si possono dire in maniera seria, se venisse fuori Protagora mi prenderebbe a bastonate, certo, no? Per quello che ho detto, allora forse bisogna alzare il discorso. In quel caso lui stesso immediatamente se ne rende conto. Quindi questa chiusa, diciamo, di questa prima parte dell'intervento mi è sembrata veramente di grandissimo interesse. Forse possiamo tornare brevemente su alcuni punti che sono stati toccati. Uno riguarda appunto la figura di Socrate, del Socrate santificato della tradizione, su cui molto si è scritto, cioè si può ricostruire, si possono scrivere volumi sulla storia della fortuna di Socrate, della sua santificazione, della sua equiparazione a Cristo, delle accuse invece che sono state rivolte anche in seguito, per esempio dai libertini, che hanno tirato fuori di nuovo le accuse contro Socrate, hanno fatto per esempio Fréré, che hanno fatto risaltare di nuovo l'immagine del filosofo che mette in crisi la città nei suoi fondamenti, per cui giustamente la città reagisce, cioè giustamente si capisce per quale motivo la città reagisca nei suoi confronti. Quindi si potrebbe fare una ricostruzione interessantissima, è stata fatta, ma forse varrebbe anche la pena riprenderla, di tutta questa storia. Tra l'altro questa storia ha, non dico un esito, ma un momento fondamentale nella figura di Hegel. Hegel si confronta con questa tradizione e lo fa riqualificando, riabilitando Aristofane, perché Hegel non si limita a sottolineare l'importanza di Socrate nella nascita stessa della filosofia, nella sua capacità di appartenere, come dire, all'ambiente sofista, però distaccandosene perché alla ricerca di una dimensione universale che era completamente assente dall'orizzonte invece appunto dei sofisti. Ma che cosa ci dice? Ci dice Hegel. Hegel ci fa di Socrate una figura tragica proprio nella misura in cui al bene rappresentato da Socrate si contrappone un altro bene, che è quello della città democratica, che vede dal socratismo e poi dal platonismo minati i suoi fondamenti, e quindi attraverso per esempio la critica di Aristofane. Quindi tutti questi spunti sarebbe interessante riprenderli anche in questa chiave, nella chiave della rilettura delle trasformazioni della figura di Socrate. E un altro elemento secondo me particolarmente interessante che è stato chiamato in causa è quello relativo alla parola pubblica, e tra l'altro c'è fra noi il professor Mauro Serra, che ha dedicato degli studi importanti proprio a questo, ai sofisti, a tutto il dibattito legato a questa dimensione performativa della parola,
in relazione al quale bisognerebbe fare un altro ragionamento che non abbiamo fatto, ma forse avremmo dovuto aggiungere anche un ulteriore capitolo al nostro dibattito sulla forma dialogo in Platone, cioè il rapporto tra la parola nei tribunali, certo, e i dialoghi. Cioè il dialogo non mima soltanto diciamo così, il dialogo platonico non mima soltanto il teatro, il processo, o la commedia, certo, ma mima anche il processo. E nel mimare il processo si colloca ancora una volta, si posiziona in una dimensione e in una prospettiva particolare. Quell'Atene erano non soltanto l'Atene dei tribunali, non soltanto l'Atene delle liti, delle cause civili, era anche l'Atene nella quale si definiva il concetto di responsabilità individuale rispetto alla prospettiva arcaica, che limitava molto questo concetto. Quindi, per esempio, da questo punto di vista, il legame tra la riflessione giuridica e tra quanto che si materializzava appunto attraverso i discorsi dei logografi e la dimensione tragica è fondamentale. Perché nella tragedia noi assistiamo, abbiamo compresente l'elemento della sovradeterminazione del soggetto da parte delle forze oscure della sua psiche o degli dèi, e nello stesso tempo l'emergere della responsabilità individuale, per cui l'Elena che nell'Iliade è oggettivamente colpevole di aver causato la guerra di Troia, ma soggettivamente non lo è, perché sono gli dèi, come dicono i troiani, che in fondo l'hanno indotta a questo. Elena diventa oggettivamente e soggettivamente colpevole nelle Troiane di Euripide, dove Ecuba può dirle: il tuo cuore si è fatto cipride. Cioè la tua psiche, il tuo desiderio interiore ha abbracciato l'impulso che ti veniva dalla dea. Ma questo si potrebbe dire addirittura per Agamennone, che spinto, accecato dagli dèi per compiere il sacrificio della figlia Ifigenia, alla fine, come dire, fa proprio questo male, trasformandolo in bene, cioè autoconvincendosi che si tratta di un bene, e quindi è indicato non semplicemente come sovradeterminato, ma come egli stesso direttamente responsabile. D'altra parte la pagherà cara, a differenza di Elena, lui la pagherà piuttosto cara. E rispetto a questo punto, quindi sarebbe interessante, come nostra prospettiva di ricerca, approfondire questo rapporto con anche la parola nei tribunali e tornare anche a riconsiderare, qui ci può appunto Mauro Sera ci può aiutare, anche riconsiderare questo confronto fra il discorso forte e il discorso debole nei termini della pace. Perché è vero che apate è inganno, ma è anche vero che apate è anche illusione tragica, è anche, diciamo così, richiamo a quella dimensione psicagogica, cioè di trasformazione degli animi, alle quali mira sì la retorica sofistica, ma mira lo stesso Platone quando dice: bisogna creare una nuova retorica che psicagogicamente sappia, come dire, plasmare le anime. Quindi anche qui bisogna considerare che anche allora anche qui abbiamo un equivocatio, a mio avviso, perché il sofista può richiamare questa dimensione della pace per dire: non ci può, il discorso più vero sarà fallimentare se non saprà essere anche persuasivo, quindi se non saprà illudere le menti, mentre il comico, cioè lo scrittore comico o il filosofo potrà dire, potrà leggere quella apace semplicemente come dimensione ingannevole, come dolo. Quindi anche qui abbiamo, come dire, uno
stravolgimento della, 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 della lettura. Quindi io direi che a questo punto possiamo dare di nuovo, non so come vuoi procedere, la parola. Sì. Probabilmente delle cose proprio da ecco, sì, certamente, forse andando anche, io ho una domanda prospettica, cioè tu hai detto all'inizio, quindi penso che tu ci tornerai, ma appunto te l'anticipo come cosa io che secondo me è essermi dimenticato. Comunque di particolare interesse, cioè tu dici Platone accetta il format teatrale ripetendone alcuni schemi e tuttavia modificando radicalmente l'oggetto. Sì. Allora sarebbe bene capire se questo qui costituisca solo la prima parte del ragionamento, perché a me viene da pensare che quando tu prendi uno schema e ci metti dentro un contenuto completamente estraneo, di quello schema qualcosa salta o qualcosa viene modificato. Quindi io mi aspetto che probabilmente ci sia qualcosa anche in questo senso. Sì, forse, non lo so, grazie. No, sono quasi sicuro di deluderti, però... Insomma, hai detto tante cose importanti, una mi interessa molto, sono tutte importanti, ma una mi preme affrontarla in via preliminare. Non è un caso che su Apate proprio, sul concetto di Apate, in un volume splendido curato da Gianni Casertano, proprio sul Fedro di Platone, Bruno Centrone, che conoscete tutti, che è veramente un maestro anche di sottigliezze lessicali, ha insistito sulla possibilità di tradurre Apate non con inganno, ma con sviamento, che è un'altra cosa, appunto rispetto a inganno. E poi mi veniva in mente, ascoltandoti, che siamo di fronte a un passo di difficilissima traduzione, ma non dimentichiamo che la Dea, nel Perifuseos di Parmenide, insegna al sapiente, insegna al poeta, non solo la via della Lezeia, ma anche quella della Doxa, perché tu non sia sviato dalle opinioni dei mortali. Cioè, è molto interessante, forse potrà anche essere sbagliata e contraddistinta da eccesso di violenza ermeneutica, la lettura che ne diede in un corso memorabile Giorgio Colli. Cioè, Giorgio Colli lesse questa paradossale apertura di Parmenide alla doxa in una prospettiva che è fortemente, teologicamente anche aletica, in termini pragmatici. Cioè, il dono della Dea non sarebbe completo se il donatario, il ricevente, non avesse anche degli strumenti, quindi la conoscenza della via doxastica, che gli consentano di risultare vincitore negli agoni lato sensu politici che si troverà ad affrontare. Quindi questo è, non so se non ho gli strumenti proprio filologici per qui anche di semantica storica per dire se è del tutto plausibile l'interpretazione di Giorgio Colli, ma è sicuramente un'interpretazione notevole, proprio notevole, cioè, a dimostrazione della centralità, della crucialità di questa dimensione empirico-pragmatica, poi agonistica dei discorsi che stiamo facendo e della loro destinazione. Secondo elemento di grande interesse, sul quale vorrei fare poi una lunga discussione, insomma, vediamo se avrò il tempo, la forza. Prendiamo un dialogo platonico lunghissimo, il terzo per estensione, che precede la Repubblica ed è il Gorgia. Nel Gorgia, a un certo punto, Socrate, come sapete tutti, ricorre a, c'è una qualità proprio delle metafore platoniche assolutamente straordinaria, altissima, e semplifico al massimo, le disfunzioni della polis storica dipendono, nella prospettiva di Socrate, da un cattivo affidamento del demo. Cioè il demo, nell'alternativa, posto dinanzi all'alternativa tra l'affidarsi al medico o al cuoco,
il cuoco, sceglie il cuoco che lo seduce compiacendolo piuttosto che il medico, che gli prospetterebbe una terapia severa, d'urto, ma salvifica. Quindi preferisce il demo morire in fondo o consegnarsi alla illibertà, Repubblica 8, con la pancia piena, sazio e gratificato, piuttosto che sottoporsi a un dressage particolarmente severo. Ora, questo paragone della politica con la cucina, con la bassa cucina, cioè con una forma di colacheia, con una forma di adulazione e di seduzione che titilli non la corda narcisistica, ma edonistica, potremmo dire, del demo, è frutto, sempre a mio giudizio, ancora una volta di un prestito, di un riuso di Aristofane. Quindi che la parola pubblica in una polis in cui l'egemonia paideutica è non solo rivendicata ma conseguita dai sofisti si identifichi con la cucina, ecco, è un, poi vi dico che cos'è, aprosdoketon di Aristofane nei Cavalieri del 424, che sono la commedia di Aristofane che io amo più di ogni altra, che quest'anno sarà rappresentata a Siracusa. Allora, 424 a.C., nei Cavalieri abbiamo un plot estremamente semplice. Siamo a casa di un vecchio rimbambito, ricco ma rimbambito, che si chiama Demo di Pnice. Ora, Demo è un patronimico attestato nella Attica del V secolo, quindi è un nome proprio di persona attestato nella onomastica Attica di V secolo, ma anche al più refrattario, almeno grecofono fra di noi, Demo non sfugge che demo significa anche popolo. Quindi il popolo che vive sulla Pnice è un rimbambito, un vecchio rincoglionito, dice praticamente Aristofane. A casa di Demo stanno a servizio due servi che Aristofane non nomina, ma si limita a dire il primo e il secondo servo. Questi servi sono disperati perché Demo si è incapricciato, il loro padrone, di un terzo servitore, di un nuovo servitore, il Paflagone o il Paflagone, e quindi stravede per lui, ha occhi soltanto per lui e li trascura. Da tutta una serie di battute molto facili, il pubblico capisce, noi no, ma il pubblico sì, questa è la tragedia della commedia, questo spread tra la capacità di decodifica dei contemporanei e la nostra inconsapevolezza, incapacità di decodifica di non contemporanei, il pubblico capisce che dietro queste maschere stanno Demostene e Nicia, che sono due strateghi la cui vittoria militare è stata scippata con un colpo di mano abilissimo da quel Cleone che Tucidide definirà nelle storie Biaiotatos, cioè il più violento dei cittadini, ma anche Hopizanotatos, il più persuasivo. Quindi non è solo violento Cleone, ma è anche un grande oratore e un grandissimo figlio di buona donna, come ce lo presenta Tucidide. I due servi sono disperati perché c'è questo nuovo servo, il Paflagone, che la fa da padrone, è il servo padrone, è diventato il capo del popolo,
il capopopolo, comanda nella casa di Demo, spadroneggia nella casa del padrone, lui che si presenta come cane del popolo. Non dimenticate che i demagogoi in V secolo si paragonavano ai cani, si definivano cani del popolo, cioè cani da guardia del popolo, fedelissimi al popolo. I due servitori si ubriacano, interrogano gli oracoli in vino veritas e l'oracolo dice che l'unico che potrebbe liberarli dalla tirannide, chiamiamola così, a tecnicamente per ora, instaurata dal Paflagone, il cui nome significa da un lato che viene dalla Paflagonia in Asia Minore, quindi è un barbaros, dall'altro Paflagone ricorda il verbo paflazzo, paflazzein, che significa ribollire, perché l'oratoria di Cleone, diversamente da quella di Pericle, che era un'oratoria olimpica composta di Alcmeonide, l'oratoria di Cleone era un'oratoria, è la prima oratoria populista, potremmo dire, quindi oratoria gesticolante, molto teatrale, teatrocratica, direbbe l'autore platonico delle leggi. Quindi, lasciamo stare. L'unico che potrà liberare la nostra casa dal Paflagone, dicono gli oracoli, è un salsicciaio. Cioè l'unico che potrà competere è un salsicciaio, cioè un mercante di salsicce nell'agorà. E dove lo troviamo un salsicciaio? Ora sapete, chiunque abbia raccontato mezza barzelletta in vita sua sa benissimo che l'effetto comico presuppone tempo. Cioè il fattore tempo è determinante per la produzione dell'effetto comico. Quindi nel momento stesso in cui i due ubriati dicono e dove lo troviamo un salsicciaio, in quel momento da una parodos, che è un corridoio laterale che porta in scena, ma la parodo è anche il canto d'ingresso del coro, entra chi? Un salsicciaio, tempo comico perfetto. Cioè entra un cafone con la maschera di cafone, con un banchetto ripiegato sotto il braccio. Io me l'immagino con dei filari di salsicce che gli pendono come la corona che ti mettono alle Hawaii quando scendi dall'aereo. Considerate che, essendo maschera comica, c'ha un fallo molto grande che come una proboscide spazza il terreno, quindi entra questo personaggio che è linguisticamente interessantissimo. Perché ancora una volta, mentre il servo A e il servo B parlano una lingua alta, come vedremo, alta, il tamarro, il simpatico, la simpatica canaglia, il poneros, il buffone, parla una lingua bassa. È un semi-analfabeta. Loro lo vedono, eccolo che si avanza verso l'agorà. Sia fatta la volontà divina. O beato salsicciaio, sali qua, carissimo, sali, appari, salvatore per la polis e per noi due. Questa è la battuta del servo. Alta, basso. Ma che c'è? Ma che volete da me? Ovviamente. TST, perché mi chiamate? TST, che volete? Vieni qua. Devi sapere che sei fortunato e sommamente felice. Cioè, pensate, è una battuta detta da Gassman, con un tono mattatoriale, alto, da Accademia Silvio D'Amico, Orazio Costa, quindi un tono alto, impostato. E pensate, è una battuta detta da un cabarettista di infimo grado napoletano, o barese. Quindi, su, fagli posare il tavolino e informalo del contenuto dell'oracolo. Io vado a spiare il Paflagone. Muoviti, forza. O beato, o ricco, oggi nessuno, domani potentissimo capo della beata Atene. Ma mio caro, ma perché non mi lasci lavare le trippe e vendere le salsicce in santa pace invece di prendermi per il culo? Che cosa dovrebbe rispondere il salsicciaio? Stupido, quali trippe? Guarda qui, e abbiamo la rottura dell'illusione drammatica. Le vedi le schiere di questa gente, cioè le 30.000 persone, le 30.000 unità del popolo di Atene in teatro, del demo a teatro,
che vengono indicate. Quindi si rompe l'illusione drammatica, si abbatte la parete e si unifica lo spazio scenico, cioè si mostra la teatralità del contesto. Questo non accade mai sulla scena tragica. La scena tragica non rompe mai l'illusione drammatica, non mostra mai le imbastiture, il teatro tragico. È sempre l'illusione tragica c'è sempre. Invece il comico sa derogare all'illusione sempre per motivi comici. Li vedi questi qui? Li vedo. Di tutti questi sarai il capo, il re, e dell'agorà, e dei porti, e dell'apnice. Ti metterai sotto i piedi la boulè, ossia il Consiglio dei 500, e farai a pezzi gli strateghi, cioè i capi militari. Metterai in catene, imprigionerai. Nel pritaneo, cioè in un ufficio pubblico, a spese della comunità politica, a spese della polis, a spese delle casse della polis, dell'erario, ti farai praticare nei ritagli di tempo qualche servizietto sessuale, a spese nostre, a spese della comunità. Bill Clinton, Monica Lewinsky, questo è l'esempio. No, perché il verbo è quello, è quello. Quindi, interessante, cioè, pensate a quanto aiuti lo studio dei classici a vivere meglio la nostra contemporaneità, o sbaglio? Cioè, ci aiuta quantomeno a deporre lo scandalo facile, avere uno sguardo un po' più, o sbaglio, disincantato verso le cose e a capire che ci sono purtroppo delle continuità, cioè l'uso del potere a fini di commercio sessuale, poi vedremo ancora una volta. Io. Sì, proprio tu. E non hai ancora visto tutto. Dai, sali su questo tavolino e guarda tutte le isole qua attorno. Lo fanno salire, guarda le isole, guarda tutto quello, il ben di Dio che ha Atene, perché Atene è una potenza imperiale. C'è una talassocrazia. Dopo le guerre persiane, Atene ha conquista la leadership nella Lega dell'Ioattica, diventa potentissima. Atene è una potenza imperiale sul mare. La nautica di Dynamis di Atene è proverbiale, le guerre persiane le vince Atene fondamentalmente. Cioè la battaglia di Salamina la vincono le 300 triremi di Temistocle contro le 1300 navi di Serse. Quindi questo darà un risalto fondamentale. Di tutta questa roba, Panta, Tauta Panta, Pernatai, potrai fare commercio sessuale. Pernatai, da cui pornee, da cui pornografia, prostituta, pernatai qui significa di tutto ciò che appartiene al koinon, di tutto ciò che è demosion, di tutto ciò che è di dominio pubblico, erario, potrai fare commercio come se ne fossi il lenone, il magnaccia, il pappone. È tutto tuo. Le persone, le cose, è tutto tuo e potrai vendertele a tuo piacimento. Abbastanza impressionante. Cioè, vedete una concezione, quando qualcuno ha detto molto autorevolmente Aristofane è una concezione qualunquistica della politica, questa è una concezione tragica della democrazia, come vedremo. Fa ridere, ma è la tragedia della democrazia, perché nel 424 siamo a 7 anni dall'inizio della guerra del Peloponneso, è una città in guerra ed è una città che perderà la guerra per lo scadimento terribile, anche in virtù dello scadimento, in ragione dello scadimento terribile del contesto politico, del personale politico. Diventerai un uomo potente, un cresmos, lo dice questo oracolo. Ma dimmi, come potrò diventare un uomo potente? Io sono un salsicciaio, un semplice salsicciaio. Ma proprio per questo diventerai potente. Sei spregevole, vieni dall'agorà e sei impudente, sei sfrontato. Ma io non mi ritengo degno di tanto potere. Ahimè, per quale ragione dici di non essere degno? Mi sembra che tu abbia sulla coscienza qualche azione onesta. Ma per caso sei figlio di gente per bene? No, per gli dèi. I miei sono tutta gentaglia.
Ah, ho beato, che fortuna. È il meglio che ti potesse capitare per la carriera politica. Ma mio caro, io non sono un uomo istruito. Io conosco solo l'alfabeto e per giunta lo conosco pure male. Questo è il tuo unico difetto, conoscerlo. Anche se male. Governare il popolo non si addice più a uomini istruiti e di buoni costumi, ma a ignoranti e schifosi. Su, non perdere l'occasione che gli dèi ti offrono nei loro oracoli. Vi condono delle parti. Si semiconvince il salsicciaio, che poi mostrerà subito le physique du rôle per la politica, diventerà un politico provetto in pochi istanti. Perché quando i contesti politici scadono, quando non c'è cursus honorum nella politica, quando l'accesso alla prassi politica diventa generalizzato e non c'è più nessun criterio selettivo, nessun cursus honorum, nessuna scuola, nessun apprendistato propedeutico a salire i gradini, tutti rivelano competenza politica nella incompetenza. È una notte in cui tutte le vacche sono nere. Si semiconvince il salsicciaio e domanda: sì, però io ancora ho capito che divento potente, ho capito tutto quello che potrò fare, che potrò farmi fare nella polis, della polis, per la polis, però non ho ancora capito io concretamente che devo fare, cioè in che cosa consiste l'esercizio della politica. Mi avete dato 10.000 voti, mi mandate in consiglio comunale, ma io quando salgo là sopra che devo dire? Che devo fare? Come mi devo comportare? Così sta domandando. Io ancora non capisco come si fa a governare il popolo. La risposta di Aristofane è meravigliosa, il servitore. Faulotaton. Faulon vuol dire di poco conto. I fauloi sono le persone scadenti, sciocche, di scarso valore. Faulotaton a Roma si tradurrebbe in maniera molto oscena, insomma è una fesseria. Faulotaton è una cosa stupidissima, una cosa banalissima. E adesso c'è la prosdocheton. Continua a fare tutto quello che hai fatto fino adesso. Trita in sacca tutti insieme, ecco la prosdocheton, cioè dei verbi, trita in sacca tutti insieme, ci aspetteremmo della carne di porco. È un salsicciaio, interiora, grasso, carne, pezzi, porco, manzo, capra, pecora, vitello, agnello, no, trita in sacca tutti insieme, ta pragmata coina, gli affari pubblici, cioè l'accusativo spiazzante, questo è la prosdocheton, creare un effetto di spiazzamento mal combinando, attraverso una combinazione mal assortita tra il verbo e in questo caso il complemento oggetto. Vi trovate? Noi ci aspetteremmo la carne e troviamo invece i pragmata coina. E conquistati per sempre il popolo, il demo, con gustosi manicaretti, ancora una volta ci aspetteremmo, con bei piattini ben cucinati di carne di porco, fa il salsicciaio. Paroline di discorsi, di discorsetti. Un altro prosdocheton. Conquistati il popolo con dei piatti, gorgia, vi ricordate? Quello che sarà il gorgia, con dei piatti cucinati a base di parole. Conquistati il popolo mediante una buona cucina del discorso. È proprio il gorgia, ragazzi. Cioè quell'esempio che abbiamo nel gorgia è qui. Il popolo, il consenso, direbbero gli scienziati della politica, il consenso viene captato mediante un discorso cucinato bene, un discorso ben cucinato. Non bisogna essere scienziati della politica in un contesto nel quale la politica come tecne non c'è, è sufficiente essere buoni cuochi, buoni gourmet della politica. Gli altri requisiti del demagogo ce li hai tutti. Voce ripugnante, umili natali,
maniere da mercato. Insomma, hai tutto quanto bisogna avere per governare la polis. Quando poi il salsicciaio si mette a raccontare le sue gesta relative alla sua giovinezza, il salsicciaio racconta che da ragazzino stava al mercato e andava dai cuochi e diceva, non era ancora primavera, era inverno, diceva guarda sono già arrivate le rondini. I cuochi alzavano lo sguardo verso il cielo per cogliere una rondine in volo che annunciasse la primavera, lui carpiva furtivamente, molto rapidamente, una fetta di carne e se la nascondeva tra le chiappe e se ne scappava. Un giorno passò di lì un retore, cioè un politico avvocato, in buona sostanza, il retore lo vide e disse questo ragazzo ha un futuro politico assicurato. Cioè, questo ragazzo presenta i requisiti abilitanti alla politica. Non sono io, è Aristofane, 424 a.C. Potrei continuare con gli esempi. Il plot dei Cavalieri è straordinario perché la tragicità della critica della democrazia è tale che Aristofane concepisce la democrazia come un gioco al ribasso. Cioè il grado estremo cui siamo arrivati nella degenerazione politica è il paflagone. Con il paflagone può competere soltanto un soggetto che sia moralmente peggiore di lui, moralmente più corrotto di lui. E potrà competere in impudenza, raggiri, plagi, parassitismo deformante e via discorrendo. Cioè tutto ciò che è vizio secondo l'antico sistema di valori in democrazia diventa virtù, diventa anzi prerequisito abilitante alla politica. Sarebbero molteplici gli esempi in questa commedia di Aristofane, di una radicale risignificazione, cioè di un radicale rovesciamento del significato da attribuire alle parole, cioè i grandi vizi in questo contesto che deforma caricaturalmente, iperbolicamente la democrazia, i grandi vizi diventano le virtù del politico. La competizione sarà vinta dal salsicciaio, l'eroe comico, perché il salsicciaio si dimostrerà un delinquente più bravo, più efficace, più delinquente del paflagone, del suo competitore. E la commedia finirà molto male, in maniera molto sinistra. Questo ve lo dico anche se forse esula dal contenuto del nostro seminario, perché la commedia finisce con il paflagone che da primo cittadino diventerà farmacos, cioè sarà espulso ritualmente dalla comunità, messo al bando dalla comunità, e finirà epitais piulais monos, quindi solo monos, epitais piulais, sulle porte della polis, dove ubriaco insulterà le puttane e berrà l'acqua sporca dei cessi. E Aristofane, non sono io. Questo è il destino del paflagone. Quindi una cancellazione radicale del rango, una degradazione oscena del suo valore politico. Il paflagone, lo dico incidenter tantum, lo ricordo a tutti noi, sta in prima fila e guarda questa sua demolizione comica, terribile. Ma dov'è la tragedia? Non soltanto nella morte del paflagone, insomma nella esclusione del paflagone dal corpo civico. Quanta violenza simbolica c'è nel dire il mio avversario politico non è parte del corpo civico, quindi è fuori della polis, non ha polis. E chi è che non ha polis? O le bestie feroci o gli dèi, poiché non è un dio, è una bestia. Quindi è un paflagone
messo al bando dall'umanità stessa. Perché perdere la polis significa perdere l'umano in questa dimensione, come sapete bene, anche Aristotele alla mano. Ma le parole di Demo sono inquietanti. Demo dice in buona sostanza, non è che io non mi accorga che questi Erastes e Anterastes, cioè questi rivali in amore che si contendono il mio cuore, perché il linguaggio è quello del corteggiamento omosessuale, siano dei delinquenti, dei ladri, degli spergiuri, dei corrotti da strapazzo. Io me ne accorgo. Li faccio però mangiare, e qui c'è proprio una retorica da fratelli Grimm, da Hansel e Gretel, io li faccio mangiare, li ingrasso. Poi quando mi sono stancato di loro, è il popolo che parla, il demo, li prendo, li sbatto ben bene, me ne libero e me li mangio e ne prendo altri. Se il demagogos dunque è un amico del popolo, per il popolo, e qui rubiamo una battuta vista la presentazione benevola di Fiorinda Livigni a Hannibal Lecter nel Silenzio degli Innocenti, Jonathan Demme, il demagogos è per il popolo un amico per cena, non un amico a cena. Vi ricordate l'ultima battuta di Anthony Hopkins, quando è al telefono con lo psichiatra che se l'è giocato, che se l'è venduto, che lo ha ingannato, è a telefono con la gente, con Jodie Foster, ma dovrà andare a cena mangiandoselo con lo psichiatra che lo ha ingannato. Dice, no, adesso la devo lasciarla. Ho un amico per cena. Cioè, un amico come cena. Lui è un cannibale. Ho un amico da mangiare. Così ragiona il popolo. Ho un amico per cena. Cioè, il popolo sa che il demagogos è un avido sbafatore dell'erario, del patrimonio, è corrotto, ma glielo lascia fare. Perché il popolo è volubile e il demagogos di oggi sarà il farmacos di domani. Cioè il primo cittadino di oggi sarà l'ultimo cittadino di domani. Cioè la logica del il tempo della politica è la contingenza, il tempo della politica è l'incostanza. Ora, ho rubato troppo tempo. Nell'ottavo libro della Repubblica, voi sapete che l'ottavo libro della Repubblica è un libro strafamoso perché è un libro di fenomenologia costituzionale. Cioè, Platone parte da un presupposto. La Callipolis appartiene sì alla dimensione del Calepon e non della Dunaton, cioè dell'estremamente difficile Calepon, ma non dell'impossibile. Il che dunque non consente al filosofo di esonerarsi dalla sua realizzazione. Tuttavia la realizzazione eventuale di quell'esperimento di perfezione che è la Callipolis, in totale aderenza al paradigma scritto in cielo, è un momento dal quale, per una sorta di loi de pesanteur, direbbe Simone Weil, cioè di legge di gravità dei corpi politici, non si può che cadere. Cioè, raggiunta la perfezione, l'acmè, c'è l'abisso di una caduta, di una patologia politica che per gradi condurrà all'escaton poleos nosema, cioè alla malattia terminale della polis che è la tyrannis. Quindi avremo che dall'aristocratia si trascorrerà alla timocrazia o timarchia, dalla timocrazia a timarchia all'oligarchia, dall'oligarchia alla democrazia alla tirannide. E avremo una gravità crescente, man mano che si decade, che si precipita nella tromba delle scale fino a schiantarsi nella tirannis, nella tirannide. Ora, quando parla di democrazia, Platone è stato molto accusato, specie dagli storici, perché non è un buon costituzionalista Platone, diversamente da Aristotele. Cioè la democrazia è ritratta da
Platone in maniera comicamente deformata. C'è una grande deformazione comica. Qual è la caratteristica fondamentale della democrazia? La caratteristica fondamentale della democrazia è, per Platone, la metonomasia, cioè la radicale risemantizzazione di alcune parole chiave, la modifica profonda del significato delle parole, che addirittura diventano tutte voces medie, cioè ambivalenti, cioè parole significanti ai quali accederanno significati tra loro opposti. Pensate alla fine che ha fatto in Italia, perdonatemi, la parola responsabilità per un periodo della nostra storia democratica. Vi ricordate i parlamentari responsabili chi erano? Venivano chiamati parlamentari responsabili, quei parlamentari che dietro congrua corrisponsione di un obolo di 500.000 euro, per esempio, per pagarsi il mutuo di casa, passavano da un partito, cioè da un partito di opposizione, da un gruppo parlamentare di opposizione, a un gruppo parlamentare di governo, a sostegno del governo. E questo cambio di casacca veniva chiamato atto di responsabilità, cioè quello che è il grado zero della responsabilità politica, se per responsabilità si intende rispondere di, ma anche rispondere a un elettorato, cioè io ti ho votato perché tu contrastassi quella forza politica, non certo perché tu la sostenessi, la supportassi e ne assecondassi desiderata, ecco, viene chiamato responsabilità. Pensate alla parola libertà, quando la parola libertà si è declinata come licenza, la parola amore, la parola famiglia, abbiamo tante parole che in Italia, io mi ricordo dei Family Day in cui in prima fila c'erano appunto dei puttanieri impenitenti, cioè gente da fare veramente rabbrividire, ed era in prima linea a fare il Family Day. Cosa assolutamente inaccettabile. O sbaglio, cioè io il Family Day si può fare, voglio dire, ma da persone che non dico abbiano fatto voto di castità, ma insomma quantomeno abbiano un minimo di dirittura morale se la pretendono negli altri, altrimenti io non l'avrei mai fatto, non lo facessero. Quindi noi abbiamo avuto una metonomasia nel nostro paese. Caro Figlio scrisse un libro che si chiama La manomissione delle parole, cioè la parola manomessa, è un bel titolo, il libro non è granché, ma insomma il titolo è molto bello, la parola manomessa, cioè prendo una parola, la risemantizzo ad usum del principe. Questo è un po' il senso. Allora, in democrazia accade una profonda metonomasia, una profonda manomissione delle parole. Cioè il pudore, l'aidos, vi ricordate che nel Protagora era un dono del Dio, l'aidos è dike, il pudore sul quale si intrama, si struttura il sistema di valori, la paideia, anche la cultura della tradizione, adesso lo chiamano stupidità. Lo mandano disonorato in esilio. Espellono fra gli insulti la moderazione, la sofrosione. Vi ricordate la sofrosione quanto è importante tra le virtù della polis? Vi ricordate? Mentre Sofia, Andrea devono essere appannaggio esclusivo, la Sofia dei filosofi, l'Andrea dei epicuroi, dei guerrieri, della gemmazione guerresca dei fiulaches. La sofrosione, intesa come temperanza, moderazione, ma anche accettazione del proprio ruolo all'interno dell'ordine sociale, deve essere distribuita per tutti i corpi politici, e poi la dicaiosione in fondo è la giusta ripartizione di tutto questo, benissimo. Quindi se tutte le componenti della polis devono avere la sofrosione, vuol dire la sofrosione è assolutamente centrale, fondamentale, è una continenza, è un catechon, un freno in assenza del quale la polis collassa sulla sua stessa anarchia, sulla sua stessa assenza di fondamenti. Ebbene, la moderazione viene chiamata in democrazia mancanza di virilità. Perché l'uomo moderato non è virile. Qui sembra veramente Eros e Priapo di Carlo Emilio Gadda, grande platonista e grande aristofanista del Novecento. Eros e Priapo, grande invettiva
antimussoliniana di Gadda, pubblicata nel 67, ma Gadda spergiurando disse di aver cominciato a scriverla nel 1938, figuriamoci se aveva il coraggio di scriverla nel 38, però voglio dire, è interessante, sembra proprio Gadda, cioè la moderazione viene chiamato tentennamento, mancanza di virilità. Mettono al bando il senso della misura e di ordine nelle spese, persuadendo che è cosa inurbana e indegna di un uomo libero con l'aiuto di molti e nocivi desideri. Cioè, cosa racconta Platone per bocca di Socrate? Racconta che la democrazia si caratterizza per un radicale rovesciamento del sistema di valori. Le virtù di un tempo vengono riproposte, riformulate come vizi, e cambia il significato delle parole. Ora, su questo punto, io mi permetto di integrare la posizione di Vegetti e di altri altrettanto autorevoli maestri di antichistica, i quali riconducono questo passaggio specifico di Repubblica 8, lo riconducono molto correttamente, opportunamente, a un passo memorabile di Tucidide, la stasis di Corcira, o Corcira si dovrebbe dire, che è in cui il sintomo della stasis, della conflittualità interna, in cui il vincolo di eteria diventa, cioè il vincolo di appartenenza partitica di eteria, diventa più importante della siungheneia, dice Tucidide. Cioè il vincolo, la siungheneia, la consanguineità, diventa meno importante dell'appartenenza partitica. Per cui nella stessa famiglia, nello stesso genos, il padre può uccidere il figlio, il fratello può uccidere il fratello, se collocati in posizioni politiche opposte. Questa è la stasis. Quindi il vincolo di eteria più importante del vincolo di conta molto di più il vincolo, l'etairikon della siungheneia. Benissimo. Ma qual è il sintomo più inquietante della stasis, della guerra civile, del bellum civile? È la metonomasia, cioè il cambiamento di significato delle parole. Durante la stasis cambia il significato delle parole. Detto incidentalmente, per Trasimaco, in fondo, la stasis è l'orizzonte della politica, l'orizzonte intrascendibile della politica. Dove sta la mia molto sommessa integrazione? E su questo punto poi abbiamo discusso anche con Vegetti, sarebbe stato magnifico poter continuare a discutere con lui. La mia impressione è che Platone non attinga soltanto a un'altissima fonte storiografica, qual è il Tucidide, ma attinga anche ai Cavalieri di Aristofane, che conosceva perfettamente, perché un trailer con sintesi, meglio ancora, la sinossi dei Cavalieri di Aristofane, cioè l'intero plot dei Cavalieri, è condensato in poche righe del Teeteto. Cioè nel Teeteto c'è un condensato, proprio un trailer, ma molto, che dice tutto, un trailer con spoiler dei Cavalieri di Aristofane. Ma nei Cavalieri di Aristofane il mutamento di significato delle parole, la metonomasia, che porta, che trasforma l'anaideia, l'impudenza, in virtù e l'aidos in vizio, e che fa vincere chi eccelle nel pitechismos, nel pitecismo, cioè nella imitazione scimmiottante, deformante e vincente della parola dell'avversario. Ecco, nei Cavalieri abbiamo tutto questo, sono i Cavalieri che ci presentano questa scena della democrazia, questa catastrofe della democrazia, in cui ogni parola viene risignificata. E allora il salsicciaio, che è un po' Neros, l'ultimo degli uomini, diventa in democrazia il primo cittadino. Ma perché questa democrazia Aristofane la disegna come Tucidide narrerà la stasis di Corcira. Ancora un elemento
fortemente critico da parte mia nei confronti di chi veda un riso disimpegnato ed esonerante, disimpegnativo, nella un'innocente evasione nei Cavalieri di Aristofane. Ma quale innocente evasione? C'è l'intera catastrofe della democrazia, che in Aristofane, come poi in Tucidide, che scrive dopo Aristofane, come poi in Platone, è una catastrofe per parole, attraverso verba. Cioè le parole sono i sintomi. Tu parlavi proprio all'inizio dei prestiti e dei confini mobili. Pensate alla parola tecmerion. Tecmerion vuol dire sintomo e quindi viene usato nel corpus ippocratico. Sintomo. Tecmerion viene usato in tribunale, indizio barra prova. Tecmerion viene usato nei proemi da Tucidide per dire che lui nel primo proemio lui ha cominciato a raccontare in presa diretta da reporter di guerra il conflitto tra i lacedemoni e gli ateniesi a partire dai primi sintomi. E la parola usata dallo storiografo è tecmerion, a dimostrazione dei continui scambi che intercorrono tra i lessici. Quindi questo mi sembra uno spunto di discussione molto interessante che tu hai sollevato. Poiché le cose che si iniziano è buona educazione concluderle, anche perché altrimenti sembra l'angelo sterminatore di Buñuel, per cui siamo tutti quanti costretti qua dentro e non possiamo, vedetelo quel film, non possiamo uscire dalla casa in cui siamo costretti, quindi io tra un po' vi dissequestro. Nell'invitarvi poi alla discussione vorrei dirvi che allora troviamo una sintesi, se c'è una sintesi in tutto questo, forse questo quadro, che mi rendo conto essere molto in progress, molto caotico, molto confuso, insomma, è un quadro che forse problematizza un po' la nostra immagine di Platone. Cioè la rende leggermente, non leggermente diversa, restituisce a Platone una fonte in più rispetto a quelle con le quali noi siamo tradizionalmente abituati a pensare che lui lavorasse. Vedete, mi piace sempre notare che sì, mentre nell'ultimissimo Platone, il dialogo platonico-accademico, le leggi sulle quali abbiamo lavorato insieme anche qui dentro, abbiamo la critica della teatrocrazia, per cui sembra quasi che il teatro in generale sia sul banco degli imputati, mi ha sempre colpito che nel Gorgia la critica platonica colpisca il teatro tragico ma non il teatro comico. Perché soprattutto alla luce della ricostruzione che abbiamo fatto dei Cavalieri è molto difficile accusare il teatro comico di accondiscendenza nei confronti del demo. Cioè c'è una parresia nel teatro comico molto sferzante, molto severa. C'è una franchezza di parola molto sferzante e anche antipopolare. Cioè, io non trovo critiche più radicali di quella di Aristofane sulla scena, tutta, nei confronti della democrazia, in tempo di democrazia. Cioè, nessuno ha criticato la democrazia in tempo di democrazia più esplicitamente di Aristofane. Qualcuno può dire lo pseudo-Senofonte, sì, ma è probabile che l'opuscolo Athenaion Politeia sia circolato anonimo già a suo tempo. E vi dico anche un'ultima cosa, una penultima cosa. Quando, vedete il sadismo, quando nelle supplici 422 avanti Cristo, data probabile, Euripide affida a un araldo tebano una critica della democrazia che ha come interlocutore Teseo, che è una specie di santo patrono per la democrazia ateniese, almeno sulla scena, la critica, la sostanza delle critiche che Euripide rivolge alla democrazia, dissimulato dietro lo schermo, dietro la maschera dell'araldo tebano, la sostanza delle critiche è comica.
cioè il poeta tragico che ricorre a critiche comiche, antidemagogiche, proprio critiche aristofanesche nei confronti della democrazia. È come se il comico fosse una sorta di buco nero che assorbe la critica della democrazia. Cioè non si può criticare la democrazia se non mettendola alla berlina, irridendone i fondamenti, le strutture portanti, adottando un registro che non è quello serioso della riflessione, ma è quello irridente, trasgressivamente irridente del comico. Non si può criticare la democrazia se non adottando il punto di vista della commedia e in particolare il punto di vista di Aristofane. Chiudo dicendo che Aristofane era, lasciamo stare il libro di Canfora che è molto bello, Cleofonte non deve morire, e che vi consiglio, pubblicato nel 2018 dalla La Terza, su un Aristofane impegnato politicamente, un libro importante, ma al di là dell'impegno politico di Aristofane, Aristofane resta un poeta comico, il cui obiettivo primario non è quello di far politica, quanto quello di far ridere, e non è affatto poco. Però è Aristofane stesso straordinariamente consapevole del proprio ruolo all'interno della comunità. Altrimenti, se non fosse stato consapevole di questa sacralità del poeta, che mi ha sempre fatto pensare a una prefigurazione del discorso improvvisato da Moravia, vi ricordate, ai funerali di Pierpaolo Pasolini, quando Moravia disse, insomma, voi non ve lo ricordate, siete bambini, insomma, Moravia disse, vi rendete conto, è stato ucciso un poeta, e i poeti in altre epoche erano uomini sacri, uomini divini, un discorso, Moravia era una persona insopportabile probabilmente, ma quello fu un discorso molto commovente, molto emozionante, erano a tal punto uomini divini i poeti, che una volta tornato in scena Aristofane sputa addosso a Cleone presente tutto il suo disprezzo. Più divino di così, più consapevolezza di così, me la sapete trovare? Ebbene, Aristofane era a tal punto consapevole del proprio ruolo all'interno della comunità politica, il proprio ruolo strategico, anche nella formazione dell'opinione pubblica, della doxa, che affida un suo eroe comico straordinario, che si chiama Diceopoli, il cittadino giusto, meglio ancora, colui che rende giusta la polis, protagonista degli Acarnesi, che è una commedia che precede i Cavalieri, questa affermazione, che è una sorta di epigrafe, di esergo all'intero corpus comico di Aristofane e non solo. To gardikaion oide kai trigodia. To dikaion, non devo tradurlo, il giusto, però qui è complemento oggetto, il soggetto è trigodia. Trigodia prende in giro la parola tragedia, ma trigodia è il canto del vino nuovo, il canto del vignaiolo, cioè un altro nome per dire commedia. Quindi, kai anche la commedia, la trigodia, mica solo la tragedia, oide conosce il dikaion, conosce il giusto. Quindi, Aristofane rivendica in capo al poeta comico una competenza, una conoscenza del giusto, primo, quindi una apprensione del giusto, una comprensione del giusto, ma rivendica alla commedia anche la funzione di esplicitare il contenuto conosciuto, senza infingimenti, senza autocensure, senza vincoli. Anche dicendo al demo a teatro quello che il demo a teatro non vorrebbe sentirsi dire. Ecco perché nel Gorgia, io penso, e chiudo veramente, perdonatemi, la commedia è esclusa dal novero della colacheia. Non è una forma di colacheia. Cioè il poeta comico non è un colax, non è mai un adulatore, se è veramente un poeta comico. Perché il poeta comico dice il giusto. Ha la pretesa di dire il giusto, ma anche il coraggio di dire il giusto. Quindi se il filosofo ha il coraggio della verità, il poeta comico ha il coraggio della giustizia. Sono due forme di parresia che
La storia in fondo ha separato, ma che il dialogo platonico paradossalmente riunifica. Su questo ho chiuso, ho finito la benzina, però aspetto voi. Un meritatissimo applauso. Io mi astengo dal fare ulteriori osservazioni, che pure ci sarebbero, perché per dare la parola a voi. Sarei molto lieta se veniste a parlare qui, in modo tale che a favore della telecamera. Scusate il disordine dell'argomentazione, insomma. Vi avevo anticipato che sarebbe stato per campionature. Prego. Dunque la ringrazio per la densa e avvincente relazione. E anch'io ho una serie di osservazioni probabilmente caotiche, però per mettere in evidenza dei punti che trovo molto interessanti e che la inviterei a magari a sviluppare. Partendo dall'inizio della sua relazione, che ha un peso teoretico più evidente, io ritengo che in Platone si verifichi una riflessione su una distinzione cruciale, che è quella fra atto dell'enunciazione e contenuto dell'enunciato, o in generale di momento espositivo, proferimento del linguistico e contenuto veicolato, che invece è più direttamente in relazione alla verità. Penso per esempio al Teteto, nuovamente, sì, alla fine della sezione sul collasso del linguaggio, dove si consuma una prima parte della confutazione della prima definizione di episteme come percezione, e lì si dice, per coloro che aderiscono al relativismo protagoreo e eraclitismo, bene, costoro dovrebbero trovare una nuova fonè, una voce, certo, e non dice un linguaggio. Così come il verbo che nel cratilo viene utilizzato per dire coloro che producono rumori senza parlare è ftengestai, quindi è sempre dalla parte del proferimento. Quindi in qualche modo c'è una critica proprio teorica del parlare come atto rispetto al suo contenuto, che invece deve avere un peso oggettivo maggiore, certo, più relazione a verità. Quindi questo è un primo lato. Il secondo, che cerca di raccogliere molte suggestioni da lei sollevate, è che ritengo che ci sia un carattere tragico della persuasione, anche e soprattutto rispetto al discorso di Trasimaco, e mi spiego meglio. Solo il discorso che vincerà è quello che sarà il più forte, certo, assolutamente. Cioè proprio perché non c'è contenuto, proprio perché ci sono solo enunciazioni e quindi dimensioni contestuali, quindi il kairos diventa anche la misura del successo. Perché dico che è tragico? Penso per esempio al motto soloniano del finché qualcuno non è morto, non definirlo felice, non perché la morte sia il valore ultimo, ma perché fino al momento della sua disintegrazione la sua sorte potrà rivelarsi completamente differente. Quindi è profondamente tragica la persuasione, proprio perché può sempre rivelarsi diversa da come è apparsa in un momento. E credo che Platone innanzitutto voglia proteggersi da questo. Se ho ancora un minuto, ricorderei un seminario che abbiamo fatto a Tor Vergata proprio questo lunedì su Wittgenstein, dove il filosofo è stato ricordato come il filosofo nelle sue lezioni sull'etica riconoscesse tre motori principali dell'etica. Il primo è la meraviglia verso il mondo, per l'esistenza del mondo. Il secondo è il sentirsi colpevoli qualunque cosa si faccia, e il terzo, che è il più importante in questo senso e ritengo sia profondamente platonico, l'esigenza di sentirsi al sicuro rispetto a qualunque cosa possa accadere. Bene, secondo me la soluzione platonica, e guarda caso il primo libro della Repubblica finisce proprio in questo modo, è il ricorso alla tecne. Cioè è vero che la persuasione rispetto alla verità, soprattutto in materia etica, è più potente. Però c'è un momento, e questo viene ricordato anche nel Teteto, dove l'effettività dei saperi, soprattutto quelli artigianali o diremmo oggi scientifici, quindi gli esempi classici sono la medicina e la navigazione, sì,
lì non è vero che la persuasione funziona. E perché dico il primo libro della Repubblica termina in questo modo? Perché lì si parla dell'ergon e dell'arete, di qualunque cosa. E questa, l'applicazione di questi due concetti è trasversale rispetto a artefatti e enti naturali. Si parla di cavallo, si parla di coltello per potare, si parla dell'anima. Dice, qualunque cosa ha una sua funzione, certo, e ha una sua virtù propria, che secondo me è collegata alla dimensione idetica, che definisce la funzionalità, l'esplicarsi nell'esperienza di quel qualcosa. Ecco, quindi riassumendo, un primo punto è, c'è un peso enorme sull'operazione teorica fatta da Platone nel dividere il momento del parlare dal contenuto del parlare, e questo si collega all'esigenza dietica di essere sempre al sicuro, a cui si corrisponde con la tecnica, e tecnica non solo quella del potare o del medico, ma anche la tecnica dialettica, evidentemente. Ecco, questa era una riflessione che consegnerei. Sì, sì, io la... Sì, sì, le raccolgo tutte, ne prendo subito atto. Se c'è... Sì, io non posso evitare di intervenire. No, penso che si sente. No, ma troppo dopo della discussione. Ci teniamo. Sì. Ma figurati. Io sono veramente ammiratissima, io ti ringrazio moltissimo, hai fatto una lezione splendida sul piano dei contenuti e sul piano, vorrei dire, del metodo. Mi sembra che la tua lezione sia platonica, nel senso che tu ci hai fatto vedere le strategie testuali messe in atto da Platone, ce le hai mostrate, cioè, le hai enunciate, le hai teorizzate e poi ce le hai fatte vedere in opera, esattamente come fa Platone, che tutte le cose che dice, certo, prima le teorizza e poi le mette in pratica nel suo stesso testo, oppure prima le mette in pratica e poi le teorizza, è soltanto l'ordine che, certo, cambia. Osper Zerion, sì, interviene Trasimaco, il cui nome è parlante, eppure quell'Osper è parlante, quel come che è come un sipario, sì, che apre una scena, ed è una scrittura visiva quella di Platone, ed è per questo che è teatrale. Socrate è un buffone, Socrate fraintende perché prende alla lettera il discorso di Trasimaco. Prendere alla lettera è una vera e propria fallacia logica nella dimostrazione, perché se io ho usato la parola dando a questa parola un senso e tu la prendi in un senso altro, spiega Aristotele negli Elenchi Sofistici, come dire, commetto una fallacia, un paralogismo, perché si dà un doppio senso ad un'unica parola. Forse in questo c'è una critica velata di Platone stesso a Socrate, cioè è come se Platone stesse dalla parte di Trasimaco in quel momento, e quindi in questo ti volevo chiedere, vedo che... D'altro canto, la posizione di Socrate nel primo libro, che è questo portico socratico della Repubblica platonica, la posizione di Socrate verrà poi superata, si sviluppa. E poi, diciamo, questo Trasimaco, la cui potenza argomentativa è immensa, cadrà davanti al discorso maestoso che Platone costruisce. Allora forse anche questa è strategia, no? Cioè Platone, come dire, li fa cadere più rovinosamente i nemici quando li ha elevati, come fa con Protagora. Il momento dell'apologia di Protagora nel Teteto è il momento massimo, sembra inoppugnabile il discorso di Protagora, e quindi poi cadrà. Tutto questo dimostra la potenza di Platone, il quale, per esempio, sto fatto che Aristofane era colpevole di avere accusato Socrate, e che quindi nell'Apologia c'è questo riferimento. Tutta la storia dell'Occidente si ricorda di questo riferimento, e questo appunto è l'immortalità del testo di Platone, che travolge la storia, i fatti. Molto opportunamente tu problematizzi questo riferimento ad Aristofane, e come dire, anche l'equivocatio, no? È una messa a tema del linguaggio stesso. Mi pare che la filosofia di Platone abbia proprio questa marca,
cioè di riflettere sul linguaggio, perché tu raccontavi per questa tua caratteristica straordinaria delle tue lezioni platoniche, cioè ci fai vedere le cose, ci metti nel discorso esempi della contemporaneità, che è quello che faceva Platone, naturalmente mescolate con le narrazioni. Il pesce spada sotto al braccio. Sì. Come interessante, perché è la messa in luce del fatto che le parole e le cose hanno lo stesso nome. In Platone le parole, le cose e le idee hanno lo stesso, sono omonima. Certo. Il pesce sotto il braccio fa vedere questo, sì. e lo tematizza e lo problematizza. Veramente io sono ammirata dal fatto che tu hai trovato una scena, una figura che sintetizza una questione. La rottura della parete drammatica che opera la commedia e mai la tragedia, e invece Platone la fa questa rottura in tante occasioni. Come mi pare pregnante questo tuo riferimento alla rottura. A un certo punto il narratore si riferisce all'ascoltatore e quindi al lettore, cioè Platone parla col lettore, è una vera come dire, è una modalità che prende dalla, come tu ci hai insegnato. Io ho imparato moltissimo, ho preso un mare di appunti. Aristofane era caro a Platone. Hai ragione, nel Gorgia c'è la condanna del teatro tragico e non del teatro comico. Nel Simposio il discorso di Aristofane è il più bello dei discorsi. Tutta la posterità ricorderà il discorso di Aristofane e lo identificherà come il punto di vista di Platone sull'amore, cioè chiunque sa il fatto che gli uomini erano sferici. E quindi mi sembra che anche dal punto di vista dei contenuti il discorso di Aristofane nel Simposio sia un po', diciamo, un modo per introdurre il lettore non filosofo all'erotica platonica, cioè il discorso di Diotima poi tematizzerà quello che già è nel mythos raccontato da Aristofane, cioè che cosa vuole veramente l'amante. È questo, quindi diciamo veramente grandi, io avrei tanti altri appunti, ma niente, voglio soltanto dire che sono veramente, ti ringraziamo moltissimo e impariamo tante cose che poi cerchiamo di spendere nelle nostre lezioni. Grazie. Carmen Di Lorenzo, borsista annuale dell'Istituto, e anch'io richiamerei ancora l'attenzione sulla figura di Trasimaco, del Deinos Trasimaco, perché a mio avviso, come è stato più volte sottolineato sia da lei che dalla professoressa Livigni, Trasimaco svolge una funzione importantissima per lo sviluppo stesso della Repubblica, cioè innalza il livello del discorso, ma al punto tale che a mio avviso la risposta di Platone a Trasimaco consiste anche nel passaggio dall'elenkos socratico alla dialettica e tecne. A me sembra che nel primo libro, nel dialogo tra Socrate e Trasimaco, venga messo in scena un quanto teorizzato nel libro quinto, in particolare alle righe 454a, sì, se non erro, dove Platone afferma: l'elenkos socratico, seppure volto alla ricerca della verità, involontariamente acontes rischia però di cadere nelle forme del contraddittorio antilogico fine a se stesso. E il libro primo sembra propriamente mettere in scena in maniera teatrale questo elenkos socratico, Socrate che alla fine utilizza gli stessi stratagemmi dei sofisti. Grazie. Ottimo. Allora, voglio fare solo una piccolissima osservazione sulla lezione, veramente bellissima, devo, grazie, confermare quello che diceva Lidia, veramente... Poi mi mandate l'Iban, così. Bella! Questa è una mia battuta solita, io amo Aristofane che volevo fare il suo mestiere, quindi cerco di... Bene, però è andato di fatto, veramente io, grazie, diciamo forse ancora più di Lidia, ho imparato tantissime cose. Diciamo la questione su cui volevo una risposta, per quello che si pone nei tempi che abbiamo a disposizione, è questa. A me sembra che proprio in questa rilettura bellissima che ci hai proposto si ponga una questione che mostra la straordinaria attualità
di riflettere su queste cose che appunto sembrano lontanissime, perché come sempre si dice la democrazia non è la stessa, eccetera, eccetera. Perché non è un caso, io credo, che il dikaion rivendicato giustamente da Aristofane, in altro modo da Socrate platonico, è riconducibile a due figure che, nonostante la pretesa assunzione di politicità di Socrate, sono impolitiche, cioè sono persone che in qualche modo parlano fuori campo rispetto alla democrazia. E in questo parlare fuori campo io credo che sollevino una questione radicale per noi ancora oggi. Diciamo, nel piccolissimo campo di cui ho una mia competenza, è quello della filosofia e del linguaggio, mi colpiva il riferimento che tu facevi appunto al meccanismo a cui allude Aristofane, al meccanismo della equivocatio in senso più generale. Perché, no, dal mio punto di vista, ma è una questione teorica a cui in realtà non avrei una risposta, non è un caso che le posizioni moderne, che in qualche modo hanno cercato di fare i conti con questa problematicità, hanno proposto filosofie del linguaggio, diciamo, che cercano di eliminare alla radice la questione dell'equivocazio, secondo me in maniera radicalmente fallimentare. Naturalmente questo, diciamo, lasciano i moderni con un interrogativo che io credo non fosse molto dissimile da quello degli antichi, che c'è così brillantemente illustrato. Usciamo dalla democrazia oppure cerchiamo un modo anche linguisticamente efficace di abitarla in una maniera più consapevole? Grazie veramente. Grazie. Ci sono altre domande, così, oppure posso cominciare a rispondere? Prego. Così le raccolgo tutte. No? Io, avendo dimenticato la penna, questo è importante, avendo dimenticato la penna non sto prendendo appunti, ma è importante, no, perché sembra, sai, che sia stato un atto di protervia, di hubris, cioè questo non sia portato, che ricorda tutto, ha una memoria prodigiosa. Io dimentico tutto, quindi dimenticherò tutte le domande e darò una risposta del tutto a latere, no, scherzo, cercherò di ricordare tutto, per cui richiamate il vecchio demo rimbambito e nemmeno ricco. Prego, mi permetto. Grazie per oggi, grazie moltissimo. Volevo solo una piccola traduzione di un termine di Aristofane, frontisterion. Io lo preferirei, come tanti altri filologi, di tradurlo come scuola privata di Socrate, una piccola misera scuola privata di Socrate, che sarebbe una testimonianza sul fatto che Socrate veniva definitivamente pagato, perché c'è anche la testimonianza che lui restituisse i doni che riceve, tranne quelli pochi che gli servono per vivere. E questo sarebbe importante, perché Platone avrebbe preso la difesa durante i vari dialoghi che Socrate non era pagato, non era veramente un professore, ma questi studenti adesso erano soltanto plesiastes, quelli che venivano intorno a lui, e lui li avrebbe trattati a livello sessuale, cioè era un amatore dei giovani, quindi sarebbe anche così usato sessualmente da questi arrampicatori sociali dal punto di vista della pederastia pubblica, come era quando la pederastia è pubblicamente praticata. E sarebbe interessante sul concetto che Livini poi ha presentato sull'emergere della responsabilità individuale, che questo sarebbe difeso Platone dal suo epistolario, chiunque l'ha scritto, Platone stesso no, e sarebbe la tredicesima lettera, che è importante sia a livello matematico, il pensiero matematico di Platone, che viene considerata come antiplatonica la tredicesima, però nel tredicesima sarebbe la testimonianza che Platone non prendeva soldi, ma veniva amministrava i soldi di Dionisio II. Quindi praticamente, se Frodisterio viene tradotto come scuola privata di Socrate, abbiamo nel corpus platonico, nei dialoghi, la difesa di Socrate come sofista, come uno che non prende soldi, e nell'epistolario platonico la difesa poi del Socrate come Platone, maschera di Platone, che Platone non avrebbe bisogno di prendere soldi, perché anche nel IV secolo abbiamo il problema della statalizzazione dei fondi dei vari tempi, quindi diventa problematico se uno insegna in un tempio e prende soldi, perché magari usurpatisse dei soldi del tempio, e quindi sarebbe una difesa anche di Socrate, di Platone come
come Socrate maschera platonica. Solo questa piccola cosa, grazie mille. Grazie a lei, grazie infinite. Se volete comincio a provare a rispondere, a raccogliere tutto. Innanzitutto vi ringrazio infinitamente per un'interlocuzione così alta, così gratificante, e ripeto, io mi sono veramente ho proposto una campionatura che poteva essere molto più ampia, nel senso, ma non per meriti miei, perché il corpus di Aristofane è impressionante. E le corrispondenze poi sono notevoli, poi ne sono venute anche fuori altre, come avete visto. Dico soltanto all'ultimissimo intervento, così come la memoria è freschissima, che scuola privata andrebbe bene come traduzione, però purtroppo viene meno l'elemento fronetico, cioè l'elemento del pensare. Ecco perché molti traducono con pensatoio, frontisterio, scuola privata di pensiero, si potrebbe immaginare, quindi accetto, scuola privata ma di pensiero, cioè è importante aggiungere che la materia dell'insegnamento è il pensiero. Questo. Poi su questo ci sono, sul dopo Socrate, sugli impegni e anche sui destini di Platone, c'era un bellissimo libro di Kai Trampedach che è uscito diversi anni fa, che è molto utile per capire anche il destino dell'Accademia, anche l'organizzazione della scuola. Poi le questioni poste da Mauro Serra sono tutte questioni importantissime, e è evidente che poi lui pone la questione, cioè la critica della democrazia, nel caso di Platone e dello Pseudo Senofonte, prima di lui, la critica della democrazia è una critica oligarchica, cioè radicale della democrazia. Cioè Platone, come lo Pseudo Senofonte, prima di lui, pensa che non si possa modificare la politica del presente, qualunque sia la sua oggettivazione costituzionale, quindi qualunque sia la politeia, l'assetto costituzionale in cui ci si presenta, con il quale si configura, senza rompere la politica stessa, cioè senza uscire dall'orizzonte della politica stessa del presente. Cioè la politeia mi ha sempre, cioè l'idea di costruire en logois, nei discorsi, una costituzione giusta per una polis sana, per una polis non malata, la condizione delle condizioni è rompere il frame nel quale ci troviamo, e questo frame si chiama Trasimaco. Cioè Trasimaco è talmente importante, talmente controfigura di Platone, che Trasimaco, cioè che è destinato a rimanere inconfutato il registro descrittivo del discorso di Trasimaco. Cioè l'analisi della situazione di fatto trasimachea, l'analisi di quello che accade nelle poleis storiche, l'analisi di quello che è accaduto nelle politeiai storiche, nelle costituzioni storiche, l'analisi del rapporto tra politica e contingenza, della connessione tra siunferon e potenza politica, alle condizioni date, non è superabile. Cioè Platone non la fa superare, non la fa confutare da Socrate. Quindi Trasimaco svolge una funzione preziosissima. Cioè Trasimaco ci dice le cose come stanno, cioè qual è l'orizzonte del politico contro il quale però Platone si misura. Perché se rispetto allo stato di cose del presente Socrate, il Socrate storico, ha un atteggiamento di, potremmo dire, di disincanto, ecco perché piacerà moltissimo nel secondo dopoguerra alla riabilitazione della filosofia pratica, in particolare ad Hannah Arendt. Perché? Perché dinanzi al legno storto dell'umanità,
Socrate, dinanzi alla irredimibilità della polis, Socrate risponde con una scelta, mettiamoci 800 virgolette, idiota. Voi siete grecofoni e capite che cosa vuol dire. Cioè, è una scelta di ricurvamento nell'idion. Cioè, una volta esperito il fallimento del mio tentativo di indicare alla polis la via d'uscita, la terapia dal male, io compio la scelta impolitica di fare un passo a latere rispetto ai pragmata agonon, ai pragmata koinà, alla politica militante, alla politica attiva. Michel, visto che ho esperito anche l'impossibilità di persuadere un oclos, un plezos, una maggioranza democratica, mi scelgo i miei interlocutori, me li scelgo anche bene, e intraprendo con loro una via, per così dire, privatistica di ricerca della verità. E soprattutto una via che implica, che presuppone l'esonero dalla responsabilità di governo della polis. Cioè, pensate al concetto socratico di eudaimonia, cioè l'eudaimonia socratica, non quella platonica, l'eudaimonia socratica è una eudaimonia del singolo. È il filosofo che in un contesto infelice trova la propria felicità autoproclamandosi atopos rispetto alla comunità. Atopos non vuol dire soltanto assurdo, atopos è senza luogo, cioè vuol dire che il filosofo, pur essendo un cittadino irreprensibile, usque ad effusionem sanguinis, irreprensibile, cioè che sceglie sempre la via del rispetto zelantissimo dei nomoi, dei catestotes nomoi, tuttavia il filosofo è cittadino veramente, veramente, in un'altra dimensione, in un altro luogo, che è il luogo del filosofico, il luogo del noetico, potremmo dire, lì è filosofo, lì è cittadino il filosofo, e lì può essere eudaimon e makarios, felice e beato il filosofo, in quella dimensione, non qui, in cui la parola del filosofo, la prestazione del filosofo è costitutivamente votata allo scacco, al fallimento. Ora, questo esonero, questa deresponsabilizzazione del filosofo dal politico, che è una marca del socratismo che, ripeto, piacerà moltissimo alla Arendt, e non solo alla Arendt, viene totalmente meno nella prospettiva di Platone. Perché per Platone, come sapete benissimo, già per il Platone della Repubblica, io non posso essere come individuo singolo felice, eudaimon, in un contesto infelice. E questo è veramente ABC del platonismo politico. Io non posso essere un uomo felice se cittadino di una polis, di una comunità politica di cittadini infelici. Questo è il passaggio fondamentale, potete chiamarlo olistico, qualcuno potrebbe chiamarlo totalitario, facendoci ridere per l'anacronismo dell'accusa, ma il punto è proprio questo. E soprattutto il filosofo non può proclamarsi atopos, in politico rispetto alla comunità, ma il filosofo è totalmente è totalmente dentro la comunità politica nella prospettiva di Platone, quindi è ricondotto totalmente all'interno della comunità politica, ma non soltanto all'interno, al vertice della comunità, ed è investito anche senza volerlo, quindi contro voglia, contro la sua volontà, anche con la costrizione fisica, a esercitare la funzione di governo. E qui si apre un'altra contraddizione interna, perché se dikaiosune significa oikeio pregia, tai autupratein, che ognuno faccia il proprio ergon, che ciascuno sia chiamato a svolgere soltanto la prestazione che gli è propria, che gli è congeniale, che gli è congenere, il proprium loikeion del filosofo, l'ergon specifico del filosofo, qual è, la filosofia o la politica? Perché il filosofo, non, cioè diversamente dagli altri membri della comunità, non può persistere nell'esercizio del proprio ergon e deve invece
sacrificarsi, sacrificare il proprio eros, perché quello verso la Sofia che gli manca è un eros, in nome del governo della comunità. C'è una contraddizione in tutto questo, a meno che non si salvi, per così dire, Platone dall'aporia in cui lo abbiamo ficcato, dicendo che uno, che la politica è filosofia e quindi il governo della polis è un governo che o è filosofico o non è, perché qualunque forma di governo non filosofica in realtà è anarchia, se ci pensiamo bene. Due, dovremmo tirare fuori il vecchio Siunferon di Trasimaco e dire che in fondo è Siunferon, è convenienza, è interesse anche del filosofo che la polis sia felice, perché dalla eudaimonia della polis ridonda l'eudaimonia del filosofo. Questa è un'ulteriore spiegazione. Poi c'è un'altra contraddizione del libro primo, clamorosa, cioè la contraddizione della dissociazione tra interesse e sapere. Non è vero che tutte le tecnai perseguono l'interesse dell'utile del più debole, è la risposta di Trasimaco, di Socrate a Trasimaco. C'è una tecne, che è una tecne per definizione, la lotta, se ci pensate, l'esempio è stato fatto, mi sembra, da Dorter, ma non mi ricordo bene, insomma. La lotta è il tipico esempio di una tecne il cui beneficio ha come destinatario esclusivo il tecnico competente, il lottatore. Non è una tecne per il più debole. È l'esempio di Socrate, guarda caso, è proprio il lottatore, il pancraziaste. Quindi questo è interessante, questo aprirebbe uno spiraglio meraviglioso di analisi. Secondo elemento, la mistotica e tecne. Cioè, per dissociare interesse e sapere e tecne, Platone è costretto a inventarsi una tecne che forse conoscono soltanto gli architetti e gli avvocati oggi, perché passano la vita a inventarsi espedienti per farsi pagare, cioè la mistotica e tecne. Cioè, qualunque tecne, perché sia tale, ha ontologicamente bisogno esclusivo di competenza relativamente al proprio oggetto. Quindi la iatriche tecne, la scienza del medico, ha come obiettivo esclusivo la guarigione del corpo del paziente. Stop. Si faccia o non si faccia retribuire il medico. Se il medico vuole farsi retribuire, deve aggiungere alla tecnica essenziale, una tecnica del tutto accessoria, del tutto ausiliaria, in essenziale, che è la mistotichè, cioè la tecne del mistos, che ha come unico obiettivo quello di farsi pagare. Ma allora non è vero che tutte le tecnai, secondo controesempio, hanno come finalità il siunferon del più debole, perché in questo caso il tecnico competente persegue soltanto il proprio interesse e non quello di un più debole che non c'è. Quindi questo diventa molto interessante. Poi mi chiedevi dei rimedi del presente, tu proprio da filosofo del linguaggio cogli benissimo che ci sono delle pagine di Heidegger di Essere e Tempo che sono le più limpide di tutto Heidegger probabilmente, in cui Heidegger parla da moralista classico, cioè sembra rifarsi a una tradizione che va da Montaigne a Pascal, fino a Heinrich von Kleist, in buona sostanza. Cioè, Heidegger individua un punto fondamentale, la differenza tra la rede, il discorso, e il das Gerede, il chiacchiericcio, la chiacchiera. E Heidegger dice una cosa veramente inquietante, ma molto, molto, purtroppo molto realistica, che diventa poi una chiave di comprensione anche del nostro presente, come sempre succede alle grandi intuizioni prefiguranti dei profetiche, dei filosofi o più in generale degli scrittori. Quando Heidegger dice che, e qui sembra Goebbels a parlare, Heidegger dice che una chiacchiera infondata circoli, lo deve proprio alla sua infondatezza. Cioè, la chiacchiera infondata circola nonostante la sua infondatezza, ma grazie alla sua infondatezza. Anche perché nel discorso pubblico quel che conta non è il contenuto dell'enunciazione, quanto
l'efficacia pragmatica dell'enunciazione. Quindi che sia vero o falso il contenuto dell'enunciazione è del tutto irrilevante a fini pragmatici, purché l'enunciato che si enuncia sia creduto per vero. Cioè purché si realizzi la pistis, la credenza, l'atto di fede da parte dell'uditorio. È veramente inquietante se ci pensate. Pensate, oggi parliamo di continuo di gossip, fake news e così via, insomma, c'è un'onda montante. Heidegger aveva capito perfettamente l'onda montante, aveva capito che poi l'onda montante sarebbe diventata il discorso pubblico. Perché noi non abbiamo elementi per sottoporre il problema, grande problema che va molto al di là di Platone e di noi stessi, il grande problema è sottoporre il discorso pubblico a critica, a elementi di oggettività. Cioè oggi viviamo un tempo nel quale persino la distanza tra la costa siciliana e calabrese, lo stretto voglio dire, persino quella distanza oggi non si può dire in televisione, per esempio, perché quella stessa distanza non è accettata da nessuno, cioè non c'è nulla di condiviso, cioè non ci sono valori stipulati, non ci sono verità condivise, tu non puoi, e tutto è oggetto di una infinita risemantizzazione, cioè non usciamo da quella dimensione di stasis in cui ci troviamo. È chiaro che il realismo politico ci porta a dire, un po' di realismo politico ci porta a dire che questo passa al governo, se ci fosse, non c'è ancora, purtroppo noi non possiamo adottare la prospettiva di Platone, che è quella antidemocratica, possiamo essere critici radicali della democrazia provando a riformarla. A riformarla, per esempio, è una mia piccola ossessione personale, con delle leggi elettorali più decenti di quelle che vigono da anni, e non a caso la prima si chiamava, come nel Protagora, Porcellum, perché Calderoli nel farla, nel disegnarla, disse: abbiamo fatto una porcata, così l'accompagnò con grande eleganza, ma anche con grande consapevolezza, dicendo: abbiamo fatto una porcata. Va bene, Trasimaco, a corpo, perché Trasimaco è proprio la chiave di tutto. Fa, come diceva la professoressa Palumbo, diceva Lidia, è evidente che in fondo Trasimaco è proprio la voce di Platone, cioè Trasimaco è noi non sappiamo niente di Trasimaco, abbiamo un riferimento poi nel Fedro, si parla di Trasimaco maestro di retorica, insomma del Trasimaco storico abbiamo, ma veramente proprio briciole frammentarie, schegge poco significanti. Trasimaco è con Socrate forse la più grande costruzione letteraria del teatro filosofico di Platone, cioè una dramatis persona fondamentalmente, cioè una persona del dramma, una persona drammatica, che svolge una funzione assolutamente determinante. Io insisto, perché se Platone è un realista, mi ricordo un titolo di Cacciari su questo in Geofilosofia dell'Europa, se è vero che Platone è realista, nella Repubblica Platone è realista grazie a figure come Trasimaco e come Glaucone, il secondo libro, che non a caso è fratello storico di Platone insieme ad Adimanto, in quanto entrambi figli di Aristone, voglio dire. Quindi Trasimaco gioca un ruolo assolutamente determinante, perché la città di soli uomini agazoi non c'è. Cioè una città di uomini buoni non c'è. E quando nell'ottavo libro Socrate parla della fenomenologia costituzionale, a un certo punto dice che l'uomo me einai eilicrines prosareten, cioè dice gli uomini non sono più, l'uomo non è più eilicrines, cioè crino, qui è interessante, puro, prosareten relativamente alla virtù, la virtù si sporca, è impura, non è più la virtù pura di quella distopia, più che utopia che è la Callipolis, perché tu non vorresti vivere nella Callipolis, secondo me, non sbaglio, noi non ci vorremmo vivere. Però sappiamo che quell'ideale di purezza resta un ideale di purezza, e se si realizza per pochi attimi. Ma la realtà della politica è la feccia di Romolo, cioè la politica è appunto misurarsi con una virtù sporcatasi e con una paideia inefficace. Allora, in quel caso, la prospettiva di Trasimaco
continuo a ritenere che sia non trascesa, non trascendibile. Questo mi sembra un elemento importante. Così come, a proposito delle molte questioni che hai posto tu, tutte molto, molto chiare, proprio le hai poste magistralmente, mi viene in mente una cosa che proprio è un'altra aggiunta che vorrei proprio usare come chiusa e chiosa all'intera discussione, per dimostrare come ancora una volta Socrate prenda a prestito Aristofane e i sofisti, o la sofistica di Aristofane. Aristofane sarebbe indignato a sentirsi paragonare ai sofisti, perché li odiava tutti e riteneva Euripide il peggiore dei sofisti, molto peggio di Socrate. Però quando Callicle, nel Gorgia, fa la tipica lamentazione degli aristocratici, che è un po' la lamentazione della sinistra italiana quando perde le elezioni, cioè che schifo di elettorato abbiamo, ma come, noi siamo così bravi, così belli, così buoni, e anziché votare noi votano i peggiori, la cachistocrazia, l'oculocrazia. Allora Callicle fa, che era amatissimo da Friedrich Nietzsche, Was ist for name, Callicle dice, ma perché c'è questa maledetta isonomia, questa isotes che si realizza a mezzo dei nomoi, che imbriglia l'uomo leonino che siamo, imbriglia la bestia, gli uomini, la bestia bionda, gli uomini leonini, cioè imbriglia coloro i quali sono manifestamente creitones, imponendo loro la democrazia, cioè l'uguaglianza. Guardate, Socrate dà una meravigliosa risposta aristofanesca, cioè il discorso su Hetton e Creiton. Cioè Socrate smonta Callicle e smonta l'argomento aristocratico anche della sinistra italiana, dicendo in questo modo: scusami un secondo, ma se i più deboli, gli Hettones, hanno imposto, come sei tu a dirlo, l'isonomia ai Creitones, siamo proprio sicuri che i più deboli sono più deboli, i più forti più forti? O, come dicevi, presumo di interpretare tu, la forza e la debolezza, il maggiore e il minore, il superiore e l'inferiore, in una, tu parli di concezione tragica, in una concezione giusta, tragicamente agonistica della politica e della vita, qual è pubblica, del pubblico, del koinon, qual è quella ateniese. I forti e i deboli, i più forti e i più deboli, cioè i rapporti di gerarchia, non sono mai dati prima della partita, ma sempre dopo. Il Barcellona è nettamente più forte della Roma. Quella partita la può giocare altre 100 volte il Barcellona, la vince. Però non è sicuro di vincerla. E può perdere 3-0 all'Olimpico il Barcellona. Tornano gli spogliatoi e Messi dice: ma io sono di gran lunga più forte di Manolas. E certo, e chi lo mette in dubbio che sei più forte? Ma hai perso, hai torto, soccombi. Cioè non, in una competizione che si giochi in condizioni di parità, di contesto, la disparità originaria delle forze non è mai tale perché il più forte in partenza sia sicuro del successo finale. Questo per esempio lo sapeva benissimo, lo sa Glaucone nel secondo libro della Repubblica, lo sa perfettamente, e lo sa Hobbes perfettamente, che anche il più debole può uccidere il più forte. Cioè nello stato di natura, nella condizione extra civitatem o ante civitatem natam, il più forte, il polidamante di turno, di cui abbiamo parlato, non ha nessuna garanzia di affermare il proprio primato e soprattutto di farla franca dalla morte violenta, perché la forza è contingenza, i rapporti di forza sono volatili. Sono per definizione contingenti, i rapporti di forza cambiano. Secondo lei questo può essere che è definito teatrale? Sono assolutamente d'accordo, è teatrale, insomma l'azione è teatrale e processuale, perché ha ragione Fiorinda, qui ha dato veramente la stura a tutta un'altra linea di discorso che farò nei prossimi giorni, quindi mi hai dato un assist molto bello, molto altrove, insomma. È molto teatrale, perché teatro...
Insomma, poi quando parliamo di teatro e processo, da te in fondo diciamo, in un certo senso diciamo la stessa cosa, perché c'è una teatralità intrinseca al processo ateniese. Cioè il teatro è un agone, ma anche il processo è un agone, e c'è una teatralità del processo, c'è un teatrum iuris, un teatrum justitia. La ritualità del processo è una ritualità profondamente teatrale, quindi c'è una grande teatralità. La dimensione teatrale va di pari passo, hai perfettamente ragione, con la dimensione agonistica. So che te ne stai occupando e quindi che hai un progetto di lavoro, di ricerca su questo, mi sembra una cosa estremamente interessante, che le due cose vadano di pari passo. Poi c'era una cosa che mi era venuta in mente decisiva nella mia testa soltanto, ma che come tutte le cose decisive mi sono dimenticato e non me ne ricorderò mai perché l'ho persa, ma era una cosa importante secondo me, ma me ne sono dimenticato, e questa è la seconda volta, ma era una cosa a cui tenevo molto. E quindi Caproni aveva scritto Ressa Missa, una delle più belle raccolte di poesia di Giorgio Caproni, insomma. Cioè noi insomma dobbiamo tenerci strette le cose per tutte, poi fondamentalmente sono le cose più belle, quindi poi ti vengono all'improvviso magari parlando d'altro. No, questa risposta di Socrate a Callicle è veramente straordinaria, così come il dialogo dei Meli e degli Ateniesi, che abbiamo parlato l'altra volta al Museo Archeologico, interessante in Tucidide, perché in fondo, ecco, una cosa che diceva anche Fiorinda, adesso mi viene in mente un'altra cosa, è interessante notare, ecco, e anche Lidia diceva questo, cioè Platone fa crescere molto subdolamente in potenza, in persuasività, in capacità argomentativa i suoi interlocutori di Socrate, per renderne più rovinosa la caduta, che è un espediente teatrale tragico, ma anche comico, ma soprattutto tragico. Io vi invito a considerare le grandi cadute. Pensate a Creonte nell'Antigone, ma soprattutto pensiamo a Egisto nell'Elettra. Nelle lettere di Sofocle si registra Simone Weil lo chiama il jeu de bascule, il gioco di oscillazione pendolare più violento di tutto il corpus tragico, il jeu de bascule più violento del corpus tragico, cioè quando Egisto, l'amante di Clitennestra, è sicuro della morte di Oreste e va a vedere, viene portato a vedere il corpo di Oreste, quindi vedere il corpo di Oreste, questo oggetto feticcio, è vedere per metonimia la pienezza della propria potenza, perché è stato tolto di mezzo l'ultima semenza, è stata tolta di mezzo di Agamennone, quindi cosa c'è di meglio? Resta soltanto quella pazza di Elettra, Crisotemi, insomma non resta niente, le donne non contano nulla. Arriva davanti al corpo che dovrebbe essere di Oreste e trova il cadavere di Clitennestra, e in quel momento sa che Oreste e Pilade lo uccideranno, cioè ha il privilegio di vedere per metonimia in Clitennestra la sua morte. Ecco, è straordinario, cioè in pochissimi versi Sofocle crea questo effetto, l'innalzamento della potenza del villain, si direbbe nel teatro elisabettiano, proprio del cattivo. Pochi sono cattivi come Egisto e poche dark ladies sono dark come Clitennestra, perdonatemi, non c'è bisogno del cinema noir, ma Clitennestra è proprio è Lady Macbeth, Lady Macbeth è Maria Goretti rispetto a Clitennestra. Beh, tu lo hai innalzato per farlo cadere, per creare quell'invidia degli dèi che è tipica delle cadute rovinose. Quindi ovviamente ho eluso tutte le tue questioni, mi rendo conto, ma è un'elusione adesiva, nel senso che condivido molto la tua impostazione. E quindi, vabbè, spero di ricordarmi quella cosa decisiva, insomma, nell'arco della nottata mi ricorderò questa cosa decisiva, ripeto, per me, ma non siamo a un convegno di oncologia o chirurgia d'urgenza, quindi non frega niente a nessuno, insomma. Vi ringrazio infinitamente. Quindi ce la dovrai. Vi ringrazio, ma può darsi anche che non mi sia venuta in mente, che ve l'abbia detta così solo per insinuarvi comicamente la curiosità di saperla.
che è tipico di Trasimaco, che dice: io ho una definizione di giusto che mi fai una pippa, Socrate, ce l'ho, però non ve la voglio dire, che è meraviglioso, è il modo tipico di suscitare la curiosità nell'interlocutore. C'è una cosa fantastica a dirvi, però non me la ricordo, sai, io ieri ho visto il tuo fidanzato stava con Maria, però non te lo posso dire. Il modo tipico per... qui abbiamo linguisti straordinari, filosofi del linguaggio, però non ci vuole il filosofo del linguaggio per capire queste cose, insomma le capiamo pure noi, insomma, che abbiamo arnesi molto più rozzi. Siamo fatti qualche risata, che non guasta, insomma. Grazie, grazie quindi. Veramente grazie a voi.